consiglio regionale, lo sappiamo tutti, prego di trasmettere mia ferma determinazione a difesa di Meliri e te mia adesione a te decisione conferenza di bacino, consigliere regionale Domenico Salvati. Ringrazio tutti quanti i sindaci intervenuti, voglio ringraziare il consigliere provinciale, tutti i consiglieri comunali presenti, le autorità che sono con noi e la stampa che ha avuto tanta pazienza e ci ha aspettato per tutto questo periodo. All'ingegner Tocca l'ho già ringraziato prima e quindi non dico niente. Mi dispiace che ha dovuto far intraprendere questo viaggio in condizioni di tempo veramente proibitive. Io credo sia utile per tutti noi ricordare che la conferenza permanente del bacino idrografico di Carigliano è stata istituita il 7 settembre 1990 con un voto unanime dei presenti e con il principale obiettivo di promuoversi come organismo referente presso l'autorità di bacino. Il Comune di Sora, sede della conferenza, intende attuare tutti gli adempimenti necessari atti ad istituzionalizzare la conferenza stessa. Già nel nostro statuto, approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale in data 9 ottobre 1991, è espressamente riportato nelle norme fondamentali e nell'articolo 3, il Comune di Sora è sede della conferenza permanente del bacino idrografico Lirico-Arigliano, organismo referente presso l'autorità di bacino, istituita il 7 settembre 1990 dal convegno dei sindaci dei comuni rivieraschi. Nel documento contabile del comune, approvato il 12 novembre 1991, è stato previsto un apposito capitolo di spesa per l'organizzazione presso il comune delle strutture necessarie per il funzionamento della conferenza stessa. È necessario pertanto che già da oggi, al termine del dibattito, i sindaci presenti costituiscano un comitato ristretto che indichi le linee programmatiche idonee ad istituzionalizzare la conferenza del bacino con atti ufficiali. Occorrerebbe anche che ogni comune confermasse la propria adesione con atti deliberativi, ma di questo potremo discutere a fine convegno. Il comitato dovrà poi provvedere alla stesura di uno statuto che detti le norme fondamentali per il funzionamento della conferenza. Lo statuto poi dovrebbe essere portato all'approvazione dell'assemblea di tutti i sindaci. Credo che questo sia il punto di partenza necessario per un'azione più incisiva dei comuni rivieraschi presso l'autorità del bacino. Per quanto attiene alla parte prettamente tecnica, credo sia opportuno dire poche cose che possono poi anche essere la base di una discussione più ampia, con eventuali proposte finali da portare all'attenzione del segretario generale dell'autorità del bacino. I dati forniti dall'ufficio tecnico, che ringrazio per la collaborazione, ci consentono di riprendere il discorso iniziatosi nel settembre del 1990 al fine di concordare definitivamente tutte le iniziative da attuare per un recupero complessivo del territorio del bacino in parola, alla luce anche dell'aggiudicazione dell'appalto per la concessione concorsi della progettazione e della realizzazione del sistema di sbarramento di ritenuta, nonché infrastrutture e sistemazione viaria localizzate nell'alta valle dell'Iro, nel territorio dei comuni di Castellafiume e di Cappadocia, finalizzato alla formazione della riserva idrica per l'irrigazione dei piani valentini. Il progetto di massima dell'impresa Federici prevede, come già a conoscenza dei comuni della Valle di Roveto, la localizzazione dello sbarramento al nord del comune di Castellafiume su un'area di bacino di 19 km quadrati. La capacità è di 8 milioni di metri cubi, destinata per 6,5 milioni di metri cubi ad usi irrigui e per 1,5 milioni di metri cubi ad attività turistiche. L'invaso è previsto con l'utilizzazione dell'acqua di scorrimento che è stata valutata in base agli analisi biologici degli anni 1930-1987 in circa 25 milioni di metri cubi. Quella sfruttata è limitata ai 10 milioni di metri cubi. L'opera comprende le opere di sbarramento, nonché infrastrutture per l'attività turistica, piazzole di sosta, panchine, percorsi pedonali, eccetera. In merito allo scopo irriguo dell'invaso, la quantità dell'acqua immagazzinata, rapportata alla estensione della piana Valentini, 5.700 km quadrati, sembrerebbe insufficiente, per cui l'invaso nel giro di pochi mesi potrebbe diventare una pozzanghera antistetica con tutti i conseguenti aspetti negativi ambientali, igienici, economici, eccetera. Inoltre, in caso di stagione non piovosa, come si è verificato nel decennio 1980-1990, la situazione si presenterebbe ancora più grave perché, oltre a creare gli inconvenienti prospettati, potrebbe determinare uno sfruttamento diretto delle acque dell'Iri con le inimmaginabili conseguenze.
L'invaso programmato, se così attuato, senza un piano razionale di utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde del bacino e delle nuove aree del subbacino, potrebbe significare la scomparsa del fiume Liri, a meno che non si voglia dare all'invaso per, non si voglia dare all'invaso per eliminare ogni preoccupazione, solo un ruolo turistico. Non è che si vuole portare avanti un discorso ostruzionistico ad iniziative programmate da tempi, ma è nostra intenzione di condurre ogni intervento episodico ed isolato nella logica della normativa stabilita dalla legge 18 maggio 1989 numero 133, o meglio in un progetto di inquadramento generale da cui dovrà decollare il modello di recupero e di riequilibrio di tutto il territorio del bacino. L'irrazionale uso delle risorse idriche superficiali e profonde rappresenta forse il più grave di questi problemi, per non essere stato tenuto in passato nella giusta attenzione. È necessaria una riverifica totale delle derivazioni esistenti per una ridistribuzione delle stesse, in funzione di un bilancio idraulico delle risorse idriche del bacino, allo scopo di ridare vita all'Iri, alle attività agricole, economiche, turistiche e sportive ad esso legate e alle sue bellezze naturali, per esempio le cascate di Isola dell'Iri. Ovviamente in questa problematica deve essere inserita anche la vecchia utenza di 18 moduli dell'Iri, derivata al nord della nostra città, ridotta con l'intervento idrico in corso promosso dal locale consorzio di bonifica per l'irrigazione della conca Sorana ad una portata di esercizio di circa 1254 litri al secondo, pari a 13 moduli e mezzo. Questo ente comunque ha attuato iniziative per un'ulteriore riduzione della portata della derivazione e per la sua derivazione da 3 liri e di Breno, al 50% abbiamo proposto. La grave situazione del nostro fiume è dimostrabile dalla portata di magra rilevata nel centro abitato di Sora, che è ridotta nel periodo estivo con le utenze attive a qualche centinaio di litri al secondo di fronte alle maglie eccezionali da 1 a 7 metri cubi al secondo degli anni 70. Anche i nuovi assetti sociali ed economici del territorio, ad esempio con l'abbandono dei terreni agricoli collinari e montani, hanno inciso negativamente sull'economia del bacino. Ai dissesti idraulici e idrogeologici deve aggiungersi la grave alterazione ambientale causata dall'accentuato indice di inquinamento presente nelle acque superficiali, dovuto sia dall'insufficienza o mancanza delle reti fognanti e di impianti di depurazione in quasi tutti i comuni rivieraschi, e sia dalla presenza di numerosi stabilimenti industriali che scaricano le acque reflue nei reticoli idrografici del bacino e dei subbacini. Dalle analisi dei caratteri patologici eseguite negli ultimi anni dal Ministero dei Lavori Pubblici è emersa una insufficiente idea sull'obiettiva situazione del territorio del grado di disordine idraulico, idrogeologico e ambientale ai quali risalgono i fenomeni più manifesti che minacciano sia la stabilità del suolo sia la pubblica incolumità e mettono in grave crisi la corretta gestione del territorio. Tutto questo è scaturito da una non efficiente politica su tutto il bacino da parte dei vari enti sovracomunali che con interventi episodici ed isolati hanno determinato una profonda trasformazione territoriale anche con i citati dissesti idraulici, idrogeologici, ambientali ed economici. Tali situazioni richiedono diverse e più attente analisi di tutte le cause che hanno concorso a questo processo di trasformazione. La richiamata legge 183, che ha incluso il Liri Galileano tra gli 11 bacini di rilievo nazionale, rappresenta lo strumento operativo atto ad assicurare il recupero territoriale con la difesa del suolo, il rilasciamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad esse connessi. L'attività di pianificazione e di programmazione è svolta all'autorità del bacino attraverso anche le richieste delle regioni e dei ministeri interessati. Purtroppo occorre rilevare che nonostante le schede inoltrate alla citata autorità dei comuni in forza a DPM e DPCM del 23 marzo 1990 non sembra che le nostre zone siano state incluse tra i programmi finanziati nel triennio 89-91. Il piano del bacino che compete all'autorità suddetta non risulta al momento ancora approvato. È necessario promuovere un'azione decisa ed organica tra tutte le municipalità presso le regioni interessate, Abruzzo e Lazio, i vari ministeri e la stessa autorità del bacino al fine di portare alla loro attenzione il grave stato di degrado in cui versa il territorio per essere inseriti nei prossimi programmi di intervento. È necessario altresì per un corretto recupero e riequilibrio del territorio elaborare quel progetto di riferimento generale calato nella realtà territoriale in base alle analisi su indicate, che dovrà essere, tra l'altro, elemento di confronto e di dibattito con il piano del bacino.
Sono sicuro che da queste premesse è possibile avere un discorso di intercomunalità concreto e costruttivo auspicato per le nostre popolazioni. Ringrazio ancora tutti della partecipazione e del contributo che verrà dato al dibattito. Spero che le nostre proposte e le nostre preoccupazioni siano recepite e soprattutto condivise da tutti i comuni rivieraschi e da chi è preposto a prendere decisioni che dovranno tenere necessariamente conto delle istanze e delle proposte di chi vive del fiume e sul fiume. Prima di dare la parola a qualcuno dei presenti, vorrei forse, se fosse possibile, sentire un pochettino il segretario generale per se c'è da dire qualcosa, per poi aprire un dibattito tra tutti quanti noi. Per il ritardo, ma mi sento ormai sufficientemente amico da potermi permettere di dare una motivazione semplice come tra amici. Trattenuto più del dovuto a Napoli per una riunione, per cui sono partito un tantino tardi, poi il tempo era di quelli pessimi, per cui il ritardo si è accentuato. Quindi chiedo scusa di nuovo, non sono abituato ad avere ritardo. La cosa non rientra tra le mie abitudini. Noi ci siamo già visti prima dell'estate, facciamo una riunione con il rappresentante del Comune di Sole, dell'amministrazione provinciale, poi ci siamo visti dell'inverno passato, in cui partecipai, per la verità, sollevai l'importanza di una conferenza permanente e la rilevanza di una conferenza permanente per i figli di Garigliano, perché la mia interpretazione personale dei compiti dell'autorità di bacino, che non è solo la mia, ma che è l'impostazione che sta venendo tra i segretari e tra le autorità di bacino, è che un piano di bacino non è uno strumento che possa calare dall'alto, non è uno strumento di pianificazione scientifica, chiamiamolo così, nel senso che si affida ad un'equipe di professori universitari, siano essi cinesi o australiani, la realizzazione di una pianificazione territoriale, aspettando che dopo un certo numero di anni dall'affidamento della committenza si restituiscano le carte e gli strumenti, diciamo, che poi noi dovremmo recepire. Il piano di bacino è uno strumento flessibile a cui noi dobbiamo auspicare di arrivare ed è uno strumento che deve partire dai fatti, diceva il sindaco, di chi vive la realtà e la dimensione territoriale. Ed è proprio così. Ed essendo complessa, il nostro è un paese in cui la molteplicità dei soggetti rende difficile le sintesi. Però pur essendo più difficile e più complessa la sintesi tra soggetti plurimi rispetto ad un individuo o ad un'unica struttura che decide, è sicuramente quindi più sofferta, è sicuramente più reale, più diciamo afferente alla realtà, raggiungere quella sintesi finale. Io non vorrei parlare di interventi per due ordini di motivi. Il primo, che io ho detto già in un'altra occasione, spesso il problema non è quello delle risorse, ma il problema è della capacità di proposta. Non sempre le risorse sono la cosa più difficile da raggiungere, e vi dirò di più, non sempre le risorse sono utili, perché in un quadro di incertezza e di, ha detto il sindaco, di episodicità, spesso le risorse, piuttosto che risolvere i problemi, rischiano di accentuarli. Il problema è avere un'idea organica, avere delle priorità serie, avere una pianificazione. Il vituperato concetto di programmazione, che negli anni nel nostro paese ha avuto andamenti altalenanti, su queste cose è basilare. Se abbiamo colto il segno del cambiamento derivante dalla legge sulla difesa, la legge quadro sulla difesa del suolo, è proprio quella di
andare nella direzione di un tavolo permanente in cui si incontrino le volontà, si valutino le oggettive necessità territoriali e si valutino le necessità di chi vive la realtà territoriale. Questo è in fondo il grande cambiamento, concepito non più su base di divisione amministrativa, ma concepito in un quadro idrografico unitario, perché le regioni, le province, i comuni sono delle artefazioni che l'uomo nei secoli si è costruito e che ovviamente rispetto al bacino idrografico non hanno nessuna, spesso, non sempre, ma spesso, non hanno nessuna delimitazione, nessuna attinenza. Per cui la innovazione che fin dai tempi della Commissione dei Marchi, di pianificazione, della 183, la più rilevante, è quella di valutare il bacino in termini naturali e non in termini amministrativi. Questo è, secondo me, la considerazione di base. La seconda è che gli organi istituzionali devono fare la loro parte. Nel senso che la 183 non è, noi non abbiamo scelto, potendo scegliere modelli diversi che negli anni nei paesi europei, nei paesi diciamo occidentali in generale, si sono andati costruendo sulla gestione della difesa del suolo, noi non abbiamo scelto il modello inglese o il modello francese, che il modello inglese è un po' più mitigato, cioè non abbiamo disegnato l'authority che progetta e interviene e realizza, abbiamo disegnato un concetto, il Parlamento ha voluto un'autorità di bacino che fosse un'autorità istituzionalmente più articolata, anche più soffetta questo punto. Cioè istituzionalmente ci fossero le espressioni, la Corte Costituzionale ha definito l'autorità di bacino dopo una sentenza, perché dovete sapere che alcune regioni del nord, ritenendo che la 183 fosse una legge riacentralista che riportasse la centralità della decisione dello Stato, hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale. Per esattezza la regione Friuli, la regione Veneto, la provincia autonoma di Trento e di Bolzano. La Corte Costituzionale, rigettando il ricorso, ha classificato le autorità di bacino come organi Stato-Regione. E questa è la definizione più corretta delle autorità di bacino. Il sindaco benevolmente ha detto, tra le righe, che in una prima predisposizione per il primo triennio 89-91, i comuni dell'area dell'Alto Liri, potremmo dire, hanno avuto poca presenza nelle individuazioni delle valutazioni prioritarie, e questo è un dato indiscutibile perché gli schemi tra l'altro sono stati approvati. Io ho già detto che la decisione da le valutazioni in una fase di primo avviamento dell'autorità di bacino, e questo è stato indubbiamente un dato di fatto, noi siamo stati istituiti solo nel 90 e il 30 ottobre del 90 con un mese di tempo abbiamo dovuto predisporre questi schemi previsionali programmatici. Quindi di fatto gli organi, gli interlocutori per la definizione di questi schemi sono state le regioni, questa è la realtà delle cose, è inutile diciamo nascondersi delle cose. Per cui con le regioni sono individuati gli interventi prioritari, perché tra l'altro gli ordini di grandezza erano assolutamente, questo detto con grande franchezza se vogliamo dire, parlare di risorse, erano assolutamente insignificanti, intorno a 15 miliardi per l'intero bacino dell'Irica Aureliana per il triennio 89-91 e poco più di 20-25 per il bacino del Volturno, perché un meccanismo perverso ha penalizzato i bacini poco popolati come il nostro, ma è inutile adesso stare lì a flagellarsi per scelte già assunte, per decisioni già prese. Lo stato delle cose è questo. Noi abbiamo individuato, mi è arrivata pure una lettera del capogruppo consigliare, qui l'ho letto in questo momento, Bruno Migliocchetti, del Movimento Sociale Italiano, in cui si rileva la mancanza di quali interventi urgenti siano stati programmati, attuati, aggiunge, sul programma DEAC della depurazione. L'informazione non è esatta. L'Irica Aureliana sul programma DEAC ha avuto soltanto 18,5 miliardi. Di cui due impegnati, 2.750 per l'esattezza, impegnati per studi, già nella riserva
dell'articolo di cui non ricordo, comunque della delibera 5 dell'agosto, dell'agosto 90, per cui l'IRI ha avuto assegnato sul programma DEF solo 17 miliardi di interventi, circa all'ingrosso, 16,7 per l'esattezza. La Regione Lazio ha impegnato l'intero fondo per completare il primo lotto della depurazione del polo di Ceccano. Questa è stata l'individuazione della Regione Campania, della Regione Lazio. Quindi, visto che l'intesa di programma relativa al programma DEA era un'intesa che si stipulava tra la Regione e il Ministero dell'Ambiente, in cui le autorità di bacino, i segretari generali per l'esattezza, ci hanno convocati solo una volta o due per l'autunno. Praticamente eravamo degli invitati di pietra, perché la delibera non prevedeva che potessimo entrare nei patti dell'intesa. Quindi questo è il dato per il programma DEA. Sui fondi della 183, dove c'è la competenza diretta, io ho la mia opinione. Ieri abbiamo avuto un incontro con la commissione parlamentare, con una rappresentanza dei segretari generali. Io, il professor Passino, segretario generale del Po, e il Batini, segretario generale del Tevere, con la commissione parlamentare del lavoro pubblico e ambiente. E anche da questa audizione la mia convinzione è che puntare sulla 183 è vincente, e sulla logica che sta la 183, deriva anche da questo incontro. Ho visto che la Commissione, al di là delle risorse non importanti, che pur all'avviamento è sofferto, la convinzione che bisogna passare dalla fase dell'emergenza alla fase della programmazione, io ho portato un conticino facilissimo, attraverso le ordinanze della Protezione Civile, nel decennio 80-90, sono stati impegnati su capitoli afferenti alla difesa del suolo quasi 10.000 miliardi. Noi abbiamo avuto per 6 anni, comprendendo anche il triennio della finanziaria attuale, se passerà, per 6 anni l'intera difesa del suolo e tutte le autorità di bacino, le regioni sul piano nazionale hanno avuto in 6 anni 2.300 miliardi. Io ho fatto questa sottolineatura per far verificare nei numeri che questa è una concezione invertita rispetto alla logica e al consenso. Cioè noi investiamo, non investiamo, ma impegniamo risorse molto ingenti per cercare di parare i danni derivanti da una cattiva gestione del suolo e poi impegniamo risorse scarsissime per predisporre il territorio ad accettare anche gli eventuali eventi gravosi o gli eventuali eventi forti che la natura sistematicamente e ciclicamente ci impone. Questo è il dato. L'obiettivo qual è? L'obiettivo che noi ci siamo dati come autorità di bacino, al di là dell'attenzione che non deriva dalla mia presenza, che deriva da un compito istituzionale che io rappresento e per il quale sono stato demandato dal Ministro, Presidente del Comitato Istituzionale, Ministro dei Lavori Pubblici, dal Ministro dell'Ambiente per le rispettive competenze, lavori pubblici o ambientali, dico l'attenzione, deve partire innanzitutto ad avere nel più breve tempo possibile la prima versione del piano di bacino. Questo è il dato. Se accelerata dobbiamo darci, e dobbiamo darcela, e la mancata accelerazione, consentitelo, non a mo' di difesa, deriva da strutture che hanno scarseggiato, ancora oggi difficilmente ci vengono assegnate, perché noi abbiamo la pessima abitudine nel nostro paese di fare delle leggi anche di grande respiro, perché questa è una legge di grande respiro, e poi di non prevedere le risorse umane, le risorse finanziarie per governarle. Per cui ci abbiamo messo 1 anno e mezzo per avere il primo personale, per avere il telefono. Io ancora adesso cammino con la mia macchina, uso il mio telefono, dico tanto per dire una battuta, questa è la realtà delle cose. Quella difficoltà è anche logistica, ma a parte questo, noi come comitato tecnico dell'autorità di bacino e come comitato istituzionale stiamo accelerando per avviare
l'avanzamento della fase conoscitiva per portare nel più breve tempo possibile, ovviamente non saranno 15 giorni, un mese, sarà all'ordine di un anno e mezzo, due anni, un piano di bacino da adottare per avere a questo punto, piano di bacino che non è, badate bene, un elenco di opere, perché se no non avremmo fatto un pessimo servizio se a questo andassimo come direzione. Piano di bacino che è strumento di governo del territorio. Certo, anche interventi saranno, e probabilmente gli ordini di grandezza che verranno fuori dal piano di bacino saranno ordini di grandezza molto significativi. E poi dovrà decidere la politica. Io dicevo a Mantova qualche tempo fa, noi siamo funzionari delegati, quindi possiamo metterci un impegno il più possibile forte per portare avanti un meccanismo positivo oltre che nuovo. Poi alla fine è la classe politica che deve impegnarsi sul serio, credendo a questi cambiamenti che noi possiamo impostare. Per quanto afferisce più direttamente il bacino dell'Iri, le cose dette dal sindaco sono state comunicate, in gran parte sono note al comitato, che è rappresentato dalle espressioni locali, nel senso della regione Lazio. Però, e questo lo ridico, perché in qualche maniera sia sottolineato, se il ruolo vuole svolgere il comitato permanente per l'Iri, l'amministrazione provinciale, lo deve fare partendo da una proposta affinata, non episodica a essi stessi, non derivante dall'occasione del finanziamento, ma derivante da un approfondimento e da una conoscenza. Al piano di bacino dovremo arrivare con il contributo anche vostro. Quindi non è l'occasione dell'incontro, ma in maniera il più possibile sistematica, l'amministrazione provinciale, se aderisce alla conferenza, o in ogni caso la conferenza dei comuni, deve avere le idee chiare su quello che ritiene prioritario, sul modello di gestione del territorio, sugli aspetti di depurazione, sulle regole di uso. Perché il piano di bacino non è soltanto interventi che possono essere semplici, ma è probabilmente la cosa più importante, è anche creare dei vincoli, quindi fare anche delle cose antipatiche, se mi consentite. Tutto questo credo lo dobbiamo fare insieme, lo dovete fare più che con me, attraverso insieme, questo non è per tirarmi fuori, tutt'altro, assieme alle regioni, che sono organo rilevantissimo dell'autorità di bacino, sia sul piano del comitato tecnico sia sul piano del comitato istituzionale. Lo dovete fare perché la 142 ha modificato compiti e attribuzioni attraverso le amministrazioni provinciali, l'amministrazione provinciale, che sicuramente sui problemi di depurazione e sui problemi di qualità delle acque ha deleghe precise, attribuzioni precise, per cui l'amministrazione si dia impegni, scadenze, per arrivare ad una proposta. Poi verificheremo anche i comportamenti, pure le eventuali inadempienze, partendo da me evidentemente, però sulla base di progetti precisi e di obiettivi precisi. I tempi che abbiamo, i tempi non sono splendidi, nel senso che sul piano delle risorse, quindi degli interventi relativi agli anni prossimi, noi abbiamo una finanziaria che probabilmente non c'è bisogno di dirvelo, è un elenco di cahier de doléances, di autoflagellazione, per cui nel prossimo biennio, spesso accade, le riforme passano nei momenti peggiori. Probabilmente 5-6 anni fa, in tempi di finanza facile, o quantomeno, se non facile, meno sofferta, avremmo avuto diverse disponibilità e diverse attribuzioni e diverse possibilità di impegno. Oggi tutto è più difficile, ma questo non ci deve né rallentare né scoraggiare. Anzi, questo tempo che in qualche maniera andremo a ridotta, andremo con un cilindro in meno perché di risorse non ne abbiamo tante, lo utilizzeremo per accrescere il grado di conoscenza e il grado di proposta.
Quindi sicuramente non solo non sarà sprecato, ma sarà sicuramente utile per fare le cose migliori quando avremo le disponibilità e le risorse. Tra l'altro credo che si debba fare un salto di qualità sul piano politico, e cioè capire che la difesa del suolo probabilmente non è seconda a nessun argomento sul piano delle priorità di un paese civile. Oggi che di difesa, diciamo in senso tradizionale, quando si parla di difesa si passa subito a pensare agli uomini in armi che difendono il territorio nazionale. Credo che negli ultimi mesi, negli ultimi anni, di grandi compiti di difesa per attacchi ipotetici non ne abbiamo avuti, né credo ne avremo sempre di meno. Però per lo stato di degrado del paese, per lo stato di degrado delle zone più sofferte del paese, delle zone meno abitate, meno popolose, quindi in cui l'attività dell'uomo è meno quotidiana, è meno i nostri comuni di montagna, perché prima erano regolati, perché prima erano sistemati, perché la gente coltivava pure i fazzoletti di terra delle montagne e li proteggeva, faceva le scarpe in proprio, sistemava i versanti. Negli ultimi 20-30 anni abbiamo assistito oggettivamente, d'altra parte le possibilità economiche non consentivano di mantenimento a quelle condizioni, un abbandono da quelle condizioni di vita. Se non vogliamo accentuare questo fenomeno di abbandono, l'interesse e l'attenzione a questi problemi deve essere inversamente proporzionale probabilmente alla presenza dell'uomo, nel senso che dovremmo invertire la tendenza, creare le condizioni di vivibilità. Un paese in frana, se uno non lo sistema, alla fine sarà abbandonato totalmente. Questo è il dato. Un ultimo argomento, di cui tra l'altro abbiamo già parlato. Si è posta una grande attenzione a questo problema dell'invaso per lo sbarramento nel comune di Cappadocia, di Castellafiori. Io lo ripeto, questo non è un argomento tra quelli prioritari all'attenzione, non perché l'argomento in sé sia banale, ma semplicemente perché non si può ipotizzare, non abbiamo discusso nell'ultima riunione di comitato tecnico di questo argomento, dopo averne parlato con voi, l'ho portato all'attenzione del comitato tecnico, ipotizzare senza prevederne l'inserimento nel piano di bacino, realizzazione di invasi nei prossimi anni è un'ipotesi di terzo tipo. Per cui avere preoccupazioni, come questa spada di Damocle fosse sul collo, è quantomeno eccessiva, diciamo. Quindi non poniamo al primo posto, probabilmente al primo posto l'attenzione di queste zone si dovrebbe porre completamente lo scommatore di Isola Liri, che è un argomento sicuramente più serio e delicato, anche se dal punto di vista idraulico, credo l'ingegnere me lo potrà confermare, l'ingegnere capo, che il funzionamento dello scommatore per le risorse segnate è già garantito in termini idraulici, però va completato l'opera di sistemazione di presa a monte e a valle. Questo è uno sicuramente in termini di necessità molto più impellente ed urgente rispetto all'altro. Ed è un problema che dobbiamo porci in qualche maniera, dobbiamo porre l'attenzione. Ed è tra quelli che mi è stato posto il completamento. Non poteva rientrare nelle risorse del primo triennio, primo perché non c'entravamo impegnando tutti i fondi, non riuscivamo a completare. Ci avessimo voluto mettere tutti quelli del triennio lì. Quindi era praticamente impossibile. È tra gli interventi previsti negli schemi previsionali programmatici, lo è già. Il problema è delle risorse soltanto. Quindi i limiti temporali, perché io l'azienda credo abbia posto pure il dipendente di cassi del sottoutilizzato. Quello è un altro problema adesso. Non ponetemi questioni. No, lo dicevo soltanto per la vedere. Per fare i lavori sono veri. Certo. Questo è un altro problema. Ma su questo argomento credo che sarà un argomento di cui nei prossimi giorni con il provveditore voglio avere un incontro con il provveditore Balduccio, perché è un argomento all'attenzione. Ho voluto la presenza dell'ingegnere responsabile per il lead del provveditorato proprio perché sapevo che in qualche maniera sarebbe venuto in argomento questo aspetto. Chiesto la cortesia a lui di partecipare a questa riunione. Peraltro
io sono a disposizione, voglio per quanto riguarda la mia personale disponibilità avere rapporti di amicizia, questo non significa che questo rapporto dovremmo creare in danno di qualcun altro. Se già un consigliere, se ha se la gente re cambia, diciamo rivoluziona la cultura, lo fa perché costringe le regioni confinanti, le amministrazioni confinanti a sedersi ad un tavolo e a ricercare la soluzione, perché poi la soluzione deve andare in qualche maniera, deve risolvere i problemi di tutti, o quantomeno si deve avvicinare il più possibile all'obiettivo di ognuno. Questo è il grande cambiamento culturale della legge. Qui anche rispetto all'argomento dell'invasi, rispetto all'argomento delle derivazioni, noi siamo in fase di approfondimento della conoscenza, stiamo avviando gli affidamenti per diciamo mettere il comitato nelle condizioni di assumere posizione anche rispetto a questo. Queste cose le discuteremo man mano che le andremo ad avviare, quando per step, dicono gli inglesi, per stadi, per cui credo che in questo caso dobbiamo farci un augurio di buon lavoro reciproco, senza aspettare voi che ci sia un'autorità risolutiva. Questo è un dato. Non ci può essere un'autorità se non nella misura in cui c'è il desiderio di partecipare, di proporre da parte delle amministrazioni, ed essendo molto più difficile per le singole amministrazioni locali, una conferenza come la vostra, diciamo, entra in maniera non istituzionale, ma entra nel concetto facilitando le scelte e le decisioni. Io ringrazio l'ingegnere Cocchio che ha dato delle risposte già prima che facessimo delle domande, sono gentilissime, e lo ringrazio soprattutto per le buone notizie che ci ha dato riguardo al problema che più ci preoccupava. È una cosa intanto è venuta fuori che è di importanza fondamentale, cioè che questa conferenza del bacino riveste una grossissima importanza, cioè dovremmo essere un interlocutore privilegiato e noi dovremmo fare delle proposte. Quindi la nostra idea è un'idea importante, il fatto che ci costituiremo istituzionalmente è importante, ed è importante che ci sia anche il nostro statuto. Quindi prego tutti quanti di prendere adesso la parola, chi la vuole prendere, e poi rimanere alla fine del dibattito per concretizzare l'idea della conferenza del bacino. E devo dire che ho ascoltato attentamente nella lunghezza del segretario generale del Bacino Idrografico e non sono rimasto soddisfatto affatto delle sue lamentele, perché gli anni trascorreranno in vano e il nostro rito continuerà ad allegare le nostre zone, continuerà a deperire giornalmente, perché se l'onorevole segretario si affacciava lì al ponte di Napoli, all'ingresso di Sovere, che è venuto, penso, dalla parte del viale di Sant'Orecchio, quindi ponte di Napoli, e voglio ricordare al segretario che noi facevamo parte della provincia di Caserta, quindi conosce bene la nostra zona, vede che il Lili oggi è in secca, anche se ieri su Sora si è abbattuto, su Sora e tutta la fascia dell'Abruzzo, fino a dove deve sorgere quel grande invaso che ci farà tremare fino a che staremo sulla terra, ci farà tremare, e dirò il perché ci farà tremare. Ieri si è battuto un violento temporale e solo ieri si è alzato di 20 centimetri l'acqua nel nostro rito. Io ero venuto qui non per sentire le sue lamentele, saranno anche giustificate, ma a noi non interessa sapere
sapere che il governo non ha finanziamenti, il governo ha dato, ha fatto una legge e ha dato i finanziamenti. E sull'IRI vanno fatte le opere, non le piacce. A noi non interessa tutto questo, che se ne parlerà, si dovranno fare cicli continui di riunioni, di conferenze, di bacino non bacino. Qui ci romperanno il bacino a noi. E qui sta il punto dolente. Per l'invaso, l'onorevole segretario del bacino idrografico di Vicariato ha solo accennato, come se fosse una cosa secondaria. Quale secondaria? Noi non vogliamo vivere con 8 milioni di metri cubi d'acqua addosso. Questa è la zona sismica di prima categoria. Quanto costa un invaso di quello? 50 miliardi. Quanta sono? 50, 60 miliardi, 100 miliardi poi andrà finito. E allora, quanta sono i proprietari dei terreni di Viale Palentini? 10. Danno 10 miliardi a testa a quella gente, ci cambieranno di rendita vita naturale durante. E vita naturale durante, noi, i nostri nipoti, i pronipoti, camperanno per sempre, tranquilli, non con una massa d'acqua che si scaraventerà poi sulle nostre case e lo porterà nel Tirreno. Ma che scherziamo qui? Noi vogliamo sapere se è a conoscenza il segretario del bacino idrografico dell'IRI, se esiste una gara d'appalto, se esiste un progetto. Noi questo vogliamo sapere, cittadini di Sora, cittadini della Valle di Roveto, della media Valle dell'IRI, fino ai confini della nostra provincia, di Frosinone e di Latino, questo vogliamo sapere. E ne abbiamo il diritto di saperlo. Perché se viene un'alluvione, se la diga si spaccia come al Vaione, io non posso scappare, che sono un non vedente. Questo voglio sapere. Ma che scherziamo qui? Delle lamentele, a me non interessa niente. Io ho vissuto in questo paese e voglio morire ed essere seppellito in questo paese. Non voglio essere trascinato nella corrente fino al martirio. No, questo non lo permettiamo a nessuno. A nessuno, né al governo, che faccia il suo dovere il governo nazionale. E non posso sentire che ci dobbiamo rivolgere alla regione. Dove sta la regione? La regione. La regione ha fatto qualcosa qui. E l'ha fatto, sì. Ha fatto le difese spontanee. E non sono finite. E finiamola. Completiamo queste opere delle difese spontanee. Qui era un mare tre volte l'anno. E io lo ricordo che ho fatto il sindaco diversi anni, era un lago solo, tre volte anno, ogni anno usciva il Liri e la gente si doveva bloccare sui tetti del metallo. Questi occhi l'hanno visto, ora non vedono più le schifezze che si fanno in Italia. Qui il coraggio bisogna avere, quello di parlare, e non ci dobbiamo nascondere dietro ogni volta che ci si deve fare riunioni e sottoriunioni. Bisogna operare, ci vuole il coraggio.
Lei è onorevole e so che è anche sindaco di una città. Lei deve avere il coraggio di andare a Roma e dire a quella gente: basta, siamo stupidi. Quelle tre popoli sono stupe. È ora di finire. Dentro che mi sembra oltre che appassionato anche concreto. Ringrazio anche Pasquale Mazzini, perché grazie a lui noi abbiamo saputo tempo fa di questo progetto di invaso. Io personalmente me ne occupo dal luglio del 1990, perché mi sembrò grave questa pensata della comunità campana Mastica 1. Creiamo un vasto schieramento d'opinione, abbiamo fatto due marce a piedi per 50 km per andare dal signor sindaco di Castellafiume, che è qui, a chiedere lui, a creare un dialogo, un dibattito su questa cosa. Ci fu una conferenza, la prima conferenza convocata dall'allora sindaco Grazia Andarelli. Questa serie di cose, oltre ad un'interrogazione presentata da Pannella, consigliere regionale abruzzese, che io ho qui la risposta della giunta regionale abruzzese, e il consigliere regionale e l'assessore Giannunzio della Democrazia Cristiana dell'Abruzzo diceva che socialista, chiedo scusa, diceva che tenuta presente la necessità di superare la logica degli interventi puntuali e scoordinati, seppure valida a sanare situazioni di crisi, non tengono conto dell'intera panoramica della situazione del bacino. Però ci sono due fatti nuovi. Uno, dico che è un fatto generale, e cioè proprio quello che diceva l'ingegner Doggi, cioè che non esiste un piano di bacino e non si sa quando si farà. Io credo che con gli attuali ritmi almeno due o tre anni passeranno. In questo lasso di tempo è tenuto conto anche che questo è un progetto che ha già una certa vallatura. Io credo che la comunità montana abbia giuridicamente le mani libere di andare avanti su questo problema, o comunque, considerata anche l'impatto finanziario di un progetto da 70 miliardi, considerato che è stata firmata, io mi dispiace non ce l'ho qua, mi sta arrivando per posta, la convenzione tra la comunità montana Mastica 1 e la ditta Federici di Roma, e quindi voglio dire, lì si sta andando avanti su queste cose. Noi, credo che questa sera da qui deve venire una parola molto chiara, cioè non prendere in considerazione il problema. Noi invece, secondo me, il problema lo dobbiamo prendere in considerazione e dire subito no, a mio avviso per due motivi. Primo, perché questo progetto prevede un tunnel di uscita delle acque dal bacino del Liri verso un altro bacino idrografico, e questo viola tutto lo spirito, la ratio, l'ispirazione della legge sulla difesa del suolo. Secondo, è un problema di 7 milioni e mezzo di metri cubi di acqua che incomberà su Sora, ma io dico ancora di più su Capistrello, sulla media valle del Liri, sull'alta valle del Liri, in una maniera incredibile. Devo dire anche che appunto questo, quello appunto che diceva il sindaco Tessini, devo dire che questo quindi è molto grave, questo progetto, che lo si voglia portare avanti. Io mi preoccupo delle cose che succedono in Abruzzo, perché vedo che in Abruzzo, se si è incerti su fare l'autostrada, se ne fanno due e anche tre, e quindi ho paura del progetto di questo tipo, perché credo che se continua così si farà. E quindi io chiedo a questo consesso, che reputo molto autorevole, e invito anche Costantini a dare seguito a un mandato che lui assunse come presente alla manifestazione di partenza della marcia del Liri, cioè di fare una conferenza straordinaria, davvero straordinaria, con i presidenti delle regioni Abruzzo e Lazio, a Sora, perché no, su questo problema. Cioè noi vogliamo, e secondo me dobbiamo, fare tutto perché il piano di bacino inizi con un no secco, irremovibile, definitivo a questo progetto di mega invaso a Castellafiume. A nome dei gruppi Coda e Euroafi di essere qui. Sono forse stata l'unica associazione ambientalista. No. Dino Tanasi. Dino Tanasi.
sono, cioè nel senso sono stato un po' colto di sorpresa dal vedere tanti esponenti dei paesi limitrofi da sola, e quest'anno quando ho sentito ho visto ci sono presenti molti rappresentanti della foce italiana. Hanno parlato dell'invaso, però non ho sentito parlare del Sacco, non ho sentito parlare del fiume Garigliano. Sì, qui si sta facendo un discorso tecnico, ma non un discorso naturalistico. Ho visto gli interventi fatti nel Sacco, non li approviamo, alcuni interventi addirittura non fanno altro che avvantaggiare le correnti in caso di pioggia, di alluvione. La cosa più semplice è anche un bambino di quinta elementare che può indicare a questi tecnici, a questi signori scienziati con la S maiuscola, di mettere delle piantagioni lungo questi anfratti, queste sponde, questi argini, non è stata mai fatta, perché la cosa che costa meno di tutto. Si interviene con miliardi, io pregherei il governo di non dare questi miliardi, perché miliardi qui significa, non sapendo come spendere, come espandere, si cominciano a fare opere distruttive, non protettive. Per proteggere l'Igrissacco e il Garigliano, per proteggere le popolazioni che abitano, che stanno sopra un liquano, sopra una fognatura, bisognerebbe ripristinare gli habitat, e gli habitat non lo può ripristinare un ingegnere scusando i presenti. L'habitat lo può ripristinare solamente una volontà, un buon senso, e ripercorrere le tappe storiche dell'Iri del Garigliano, quando nell'Iri si andava alla Vaipalli, quando nell'acqua del Garigliano si poteva bere. Adesso abbiamo un Garigliano con porto di Caeta che è diventato un liquato. Abbiamo ogni giorno ci siamo mobilitati per vedere i siti fognari industriali che si riversano direttamente nel Sacco. Il Sacco è molto importante per l'inquinamento dell'Iri, perché è la causa principale dell'inquinamento dell'Iri. Si parla sempre dell'Iri e Garigliano. Pochissime volte ho sentito parlare del Sacco, solamente quando noi andiamo a denunciare i responsabili di questo allevamento di maiali che scaricano di notte, perché è inutile che mandiamo gli impiegati che lavorano 8 ore al giorno, perciò la notte stanno liberi di andarsene a dormire, andarsene in giro, e non vanno a controllare di notte questi scarichi, che nessuno scarica di giorno, si scaricano di notte. E come te non detto, scaricano tutte le industrie destrosicate, scaricano di notte, aprono i rubinetti, hanno delle condotte nascoste, seppellite da frasche e tutto, e abbiamo sempre il Liri che, avendo poca acqua durante il periodo estivo, abbiamo una fogna a cielo aperto, cioè malattie, meno turismo, disastro ecologico, ambientale. Avevo preso alcuni appunti perché questa è una cosa che vorrei proporre. Prima che si facesse questa conferenza permanente, oddio, in attuazione, speriamo che si faccia, questo era il nostro augurio da parte di associazioni, noi chiediamo il blocco immediato di tutte le opere che si stanno per realizzare o da realizzare. Chiediamo un confronto all'interno di questa conferenza, che non siano solo politici e amministratori, ma che ci siano anche rappresentanti dei cittadini, delle associazioni dei commercianti, associazioni ambientaliste, perché questa è una cosa che riguarda noi tutti i cittadini, non solo gli amministratori, non solo la cosa che può riguardare le leggi, i finanziamenti o la messa in opera di questi lavori. Perciò dunque una rappresentativa all'interno di questa conferenza permanente di bacino, una rappresentativa, una consulta permanente anche all'interno sempre, per un confronto di idee. L'approvazione di ogni opera che parte dal Sacco fino a Garigliano, poi del Volturno saranno competenti i cugini della parte della Campania, proprio adesso noi ci interessa Sacco, Lire e Garigliano, non voglio fare il campanellista perché questa è la realtà di qui, di questa zona. Un controllo dell'esecuzione dei lavori, e noi stiamo vedendo che anche ieri un assessore della regione 40 milioni a bussarelle e tutto qua, cioè non è questo, è l'arbitrio di questi mezzi che hanno. Non sto dando delle accuse a nessuno, mi scusi, non vorrei sembrare uno che sta vengo qui per accusare, vengo qui per dire come la pensiamo noi,
Non crediamo a questo spettro di denaro, non crediamo a questi miliardi di stati così, perché le opere si possono realizzare solamente con pochi denari, ma con tanta buona volontà. A che per poter giustificare le bustarelle non fanno altro che spendere miliardi. Come bisogna fare? Facciamo un invaso a destra, facciamo una sinistra. A Castelforte c'è un invaso, che questo invaso non porta altro che schifezza, immondizia, distruzione, perché l'acqua diventa caldissima, distrugge le uova, distrugge gli alba. Io non ho mai sentito adesso, fino adesso, dire, dall'85 abbiamo fatto la lotta all'inquinamento dei fiumi e del mare, poi chi ci conosce, chi ci ha seguito dall'85 fino adesso, con Garigliani vivo, Sacco vivo, ultimamente con Bruno Maiocchetti abbiamo fatto Salviamo il Liri, perciò abbiamo portato una sensibilizzazione nell'amministrazione pubblica, nel cittadino, abbiamo portato la parola del Sacco, i problemi del Sacco l'abbiamo portato a valle, mentre i problemi della valle, mentre i problemi del Golfo di Gaeta abbiamo portato nel Sacco. Una cosa urgente che noi proponiamo è l'indicazione dei siti fognari. Quanti sono questi siti fognari che scaricano il Sacco e nel Liri? Responsabili anche le amministrazioni comunali, non voglio dire che è quella di sopra, però molte delle amministrazioni comunali scaricano tranquillamente i rifiuti industriali, i rifiuti dei cittadini direttamente nel Sacco e nel Liri. Perciò prima di fare dei invasi, risaniamo un pochettino gli habitat di questi fiumi. Chiedo solo questo qui, e che si istruisca una consulta anche dei gruppi, delle associazioni ambientaliste più rappresentative che stanno lottando per questo territorio. Grazie. Io intervengo a nome del sindaco di Misurbe, che è assente per motivi istituzionali, speriamo che arrivi più tardi, comunque ha mandato il suo saluto. E una comunicazione nel consiglio che avremo il 21, e approveremo l'adesione, quel documento di adesione all'alto 20 Malli, consigliere di Minturno. Adesione alla conferenza permanente interregionale del Pacifico idrografico dell'Iri, lo faremo nel prossimo consiglio. Detto questo, quindi secondo me è necessario anche questi comitati. Io ho apprezzato due interventi, uno per la capacità critica, quello dell'ex sindaco, mi è piaciuto per certe cose riguardanti il cemento, e un altro quello del, mi permetto amico perché siamo compaesani, del signor Tanasi, perché il vero problema che io ho sentito, perciò ho apprezzato i due interventi, non c'è nessuna proposta, in fin dei conti qua abbiamo pianto che non ci sono i finanziamenti, stiamo piangendo, più o meno l'ingegnere è stato molto preciso, chiamando la legge, la crisi, la finanziaria, ha detto praticamente adesso andiamo verso un periodo buio dove soldi non ne abbiamo. Però i soldi, diceva l'ex sindaco che ha parlato, i soldi poi per far diventare un'opera che sicuramente se parte da 50 miliardi arriva a 100, concordo pienamente, se non 150, quelli si trovano. Si trovano perché il cemento poi produce reddito. Un reddito indotto che fa comodo. Ma per non essere, per evitare che qui si creino i due fronti, quelli dell'Iri e quelli del Garigliano, ma bisogna dire una cosa di inquinamento, se ne parla poco, ne ha parlato Tanasi, perciò ho detto apprezzo quello che ha detto Tanasi. Perché uno dei problemi principali, al di là dell'invaso, perché io nella relazione che lei sindaco ha fatto, mi è piaciuto moltissimo, c'è tantissime cose belle da fare, il bacino, il rilancio turistico, l'agricoltura, ma in passato, così giusto per caso, si parla dell'inquinamento. E allora mentre noi ci sentiamo, penso giù, alla foce di questo lungo fiume, con la giunta del Sacco, ci sentiamo nella condizione di approvare quello che viene fatto a monte, cioè ci va bene che venga migliorato tutto il sistema idrogeologico, che venga salvato il territorio. Vorremmo anche che si cominciasse a affrontare il problema dell'inquinamento. Inquinamento che a noi crea un danno notevole, alle popolazioni rivierasche crea un danno notevole. E questo danno, fin quando non si parte dal concetto che i finanziamenti servono per creare i depuratori, perché è inutile che noi facciamo il bacino con 8 milioni di metri cubi o 20 milioni di metri cubi e poi le fogne ci continuano ad andare dentro.
Allora sarebbe meglio che i finanziamenti servono per darle ai comuni per fare i vari impianti di depurazione. O al limite creare un sistema di incentivi, di finanziamenti alle industrie perché non scaricano più nel sacco, nel lì. E noi carichiamo, se ce n'è qualcuno pure lui che carichiamo, se è ben chiaro, qua non si esclude nessuno. Questo secondo me deve essere il primo obiettivo. Perché il fiume può diventare economicamente una realtà valida, ma se è pulito. Perché se facciamo l'invaso, ma facciamo poi l'attività turistica con dell'acqua che è una fogna, io credo che non abbiamo dato nessun indotto da queste spese alle popolazioni della Valle dell'Ira, o a Sola, o chi per esso. Ecco perché il problema dell'inquinamento, secondo me, in questo discorso è prioritario. Prioritario nel senso che avere un fiume morto non serve a nessuno. Fargli delle belle opere attorno, fare il bacino, sul pericolo no, del bacino poi si può discutere, fare altre opere, avendo comunque un inquinamento che aumenta, significa danneggiare lo sviluppo indotto economico che si dovrebbe dare. Lei ha detto, ingegnere, dice, le popolazioni che prima coltivavano il pezzetto di terra dobbiamo inversamente proporzionale al danno che è dovuto all'abbandono, creare una motivazione economica per far scattare la salvaguardia da parte del privato. Ma noi non facciamo scattare un dato economico positivo da un fiume inquinato. Ecco perché nel ribadire noi aderiremo a questo comitato e speriamo che si passi presto alle proposte operative, perché l'Italia è piena di comitati, di commissioni, di riunioni, di conferenze, però bisogna arrivare alla proposta operativa dove magari e chi farà parte i sindaci si accapiglieranno, ci saranno le associazioni, ma alla fine si parla una proposta operativa, ma che prevede, a nostro parere, questa è una cosa che il sindaco mi ha ribadito stamattina, prima di lasciarci a Vittura, ha detto ribadire il fatto dell'inquinamento, perché se noi non affrontiamo il dato inquinante dei fiumi, noi non facciamo niente, cioè tutto il corso, le popolazioni, i territori che lambiscono il Liri, il Garigliano e i fiumi, non ricevono nessun beneficio, qualsiasi opera facciamo, perché si potrebbe creare un bacino di acqua pulita di 8 milioni di metri cubi dove potrebbe diventare, non so, un luogo di ritrovo di pescatori dilettanti che la domenica vanno giù con la canna. Se abbiamo dell'acqua morta, perché non è altro che un concentrato di coli fecali o di scarichi industriali, non abbiamo fatto niente, non abbiamo dato niente alla popolazione. Ecco perché ribadiamo l'accordo per questa autorità di bacino. Speriamo, ci auguriamo che si troverà anche il danaro, e sono d'accordo quando l'ingegnere ha detto dobbiamo avere prima delle proposte invece di chiedere le risorse, perché avendo una proposta seria poi si può andare pure a vedere come avere le risorse, ma soprattutto pensare al problema dell'inquinamento, perché è un danno che riceviamo tutti, dal primo che sta alla fuga, alla sorgente del fiume, agli ultimi che sono i più danneggiati, senza averne responsabilità, perché quando l'estate, io parlo di un comune che ha 700 metri di costa col divieto di balneazione solo per i Garigliani, sono 700 metri di costa iniziale dove c'è il divieto di balneazione perché purtroppo il Garigliano ci scarica i rifiuti naturali, perché purtroppo ognuno di noi ha dei bisogni naturali, di una larga popolazione in più delle industrie, la legge Merli la rinviano ogni volta e non è possibile incentivare, trovare il sistema alla regione e dire vabbè dategli soldi all'1% in 20 anni, ma questi devono fare il lavoro, perché non è possibile aprire io licenzio, perché qui la minaccia è che l'industria di fronte all'inquinamento dice io licenzio, allora a questo punto c'è la frotta, allora l'industria gli si dà il finanziamento, tanto uno più uno meno, in Italia l'industria viene finanziata dallo Stato per circa 40.000 miliardi all'anno, diventeranno 42.000, ma con quei 42.000 incominciano ogni anno, avremo 3 industrie che si mettono a posto. Questo secondo me è il dato del presente. Ti ringrazio. Allora, vengo in rappresentanza del comune di Solavita e il sindaco vi manda un saluto a tutti quanti che non si può trovare qui per altri motivi. Mi voglio rivolgere anzitutto all'ingegner Docchio affinché voglia mantenere l'impegno che assunse in una delle ultime riunioni della conferenza permanente, cioè quella di fare un esame approfondito del progetto del mega invaso, prima di dare l'assenso alla realizzazione. In riferimento a tutto quanto già affermato nei precedenti interventi, essendo noi tutti venuti a conoscenza che per il progetto in questione
già la comunità marzigana 1, affidato i lavori, voglio manifestare la forte preoccupazione dell'amministrazione comunale di Solaviti, di tutti gli ambientalisti, di tutta la popolazione di Solaviti e degli altri comuni rivereschi del fiume Lirica di Gliano, per questo progetto che deve realizzare un mega invaso da 8 milioni di metri cubi di acqua, da autorizzare per irrigare alla piana del Cucino, ottenibile tramite lo sbarramento del fiume Liri nella zona compresa dei comuni di Cappadocia e Castellafiume. Se questo progetto, come sembra, dovesse andare in porto, si avrebbe un vero disastro ambientale ecologico, in seguito all'ulteriore depauperamento del Liri. La portata delle acque, di cui la portata delle acque è già pericolosamente ridotta per le numerose captazioni lungo il suo corso. A tutto ciò si aggiunge l'aumentato grado di inquinamento del fiume, causato spesso da irregolari scarichi civili e industriali. Andremo conseguentemente a perdere quelle bellezze naturali che il fiume ci dà, specialmente le valiri, le cascate, il falcatoio, la verticale, e quindi l'economia di tutta la zona ne andrebbe a risentire sia sotto il profilo turistico che quello dello sfruttamento delle acque da parte dell'industria. Non è pensabile che poi che si affrontino tali progetti senza interpellare le amministrazioni e le popolazioni interessate, senza un preventivo e approfondito studio di fattibilità e senza il rispetto della legislazione di difesa del suolo. La conferenza dovrà prendere ogni iniziativa utile e efficace per poter bloccare il progetto, ritenuto sicuramente di grande calamità per le zone riveresche, considerando altresì che un tale progetto rappresenta un serio pericolo per l'integrità del patrimonio ittico della nostra zona. Grazie. Io chiedo scusa, signori, avevo preso un impegno precedente pensando che per le ore 18:30 avremmo terminato. Sarò brevissimo, voglio solo portare il saluto dell'amministrazione provinciale di Frosinone e ringraziare tutti gli intervenuti, tutti i presenti e ricordare, come ha fatto e lo ha detto in maniera passionale, molto sentita, il sindaco per antonomasia di Sora, Nicola Tessegni, ricordare che noi abbiamo il diritto di impedire che avvengano disastri. Io mi rivolgo all'ingegnere Tocchio, voglio precisare che non si tratta solo di invitare noi a fare delle proposte. Noi sicuramente stasera definiremo qui e nei giorni futuri definiremo l'esecutivo di questa conferenza permanente della Valle del Liri, ma sicuramente noi dobbiamo avere la certezza che l'autorità di bacino sta dalla nostra parte, impedendo che si parli anche di questo progetto. Cioè è ora di finirla. Io sono fortemente preoccupato, non so come si chiamava l'intervento di chi mi ha preceduto, che ha accennato al problema del timore del finanziamento, e Marziale, adesso me lo ricordo bene, perché in Abruzzo abbiamo una classe politica che quando meno ce lo aspettiamo è in grado di poter finanziare non solo 50 miliardi ma 100, 150 e 200 miliardi. È una classe politica vigile, attenta, che cura gli interessi dei politici della regione Abruzzo. Io voglio aggiungere che certamente la provincia di Frosinone farà la sua parte e quanto prima porteremo al tavolo della discussione anche i consiglieri regionali dell'Abruzzo, i consiglieri provinciali dell'Abruzzo, i consiglieri regionali del Lazio. E sin da questo momento prego l'ingegnere Dotto di essere presente quando faremo questo incontro sempre qui a Sora con l'esecutivo di questa conferenza permanente del Liri e Carignano. Non aggiungo altre parole perché bisogna essere, qualcuno ha detto prima, operativi, bisogna essere concreti, bisogna avere le garanzie del futuro e in questo discorso nessuno di noi può mettersi da parte né può scaricare sugli altri responsabilità che appartengono anche sul piano morale, non solo sul piano politico, a ognuno di noi.
quindi diamoci da fare, e quella convenzione non deve neanche partire. Cioè la convenzione che si sta preparando fra la ditta, adesso non ricordo quale, Federici, e la comunità montana della Lazio, non deve esistere. Cioè noi dobbiamo impedire che si formuli un rapporto fra questa ditta, e se già firmato, io credo che bisogna intervenire con decisione per annullare quello che è stato fatto, perché quello che è stato fatto sicuramente, a parte il fatto che non corrisponde agli interessi di tutto questo territorio, di tutta questa vallata, ma certamente credo che sia anche illegittimo, perché non credo che una convenzione si possa stipulare fra una comunità montana che, come fatto giuridico, non ha le vesti per poter istituzionalmente proprio creare i presupposti di un progetto di tal genere, che va a colpire gli interessi di popolazioni di cui i rappresentanti di questa Marsicana non hanno manco l'idea. Quindi io, ecco, e chiudo in questo modo, invito l'ingegnere Docchio a vigilare su questo fatto e a intervenire per quello che è di sua competenza e per quello che è nei suoi poteri, anche discrezionali, intervenire immediatamente a nome di tutti noi per costringere la ditta e il gruppo che sta preoccupandosi di creare questo invaso a strappare le carte, a distruggere tutto quello che hanno sognato di fare. Noi dobbiamo arrivare a questo. Solo quando saremo arrivati a chiudere questo discorso, allora possiamo dire di poter stare tranquilli e di poter toccare tutti gli altri problemi che sono legati all'inquinamento e che sono di grandissima importanza. Grazie. Brevemente, prendo la parola. Io sono Pasquale Covillo, consigliere comunale del Comune di Castelforte, del gruppo del Movimento Civico. Prendo la parola semplicemente per portare, spero, il mio contributo a questo incontro che io ritengo molto importante. Importante non solo per le presenze che abbiamo onorato, ma soprattutto perché esso affronta il problema eterno, il problema dei termini, i vecchi problemi che poi hanno determinato l'autorità di bacino. L'autorità di bacino nasce perché ci si rende conto che tale è la confusione che si è instaurata soprattutto nel dopoguerra in Italia, nel territorio, per cui occorre dare una pensata istituzionale, anche se un po' atipica, appunto tale che ancora non si capisce bene come classificare. Il segretario di bacino ha detto un'autorità tra Stato-Regione, organo Stato-Regione. Ma secondo me questa autorità deve avere ancora di più, deve essere ancora ben definita. Perché se non vogliamo correre il rischio di vedere costituire e nascere organismi i quali sulla carta possono funzionare molto, ma poi in realtà non riescono ad incidere se non marginalmente, occorre che questa autorità abbia una maggiore autorità. Scusate, mi sticcio la verità. Io, quale ex consigliere regionale del Lazio, già vicepresidente della Commissione di Cultura del Lazio, ho avuto modo e occasione di affrontare più volte problemi legati, e come rappresentante di questo elenco sud del Lazio, o elenco nord della Campania, come qualcuno piace anche di dire, posso riferire che non è stata cosa facile, che non è facile di chiedere la presenza a Roma, tutelare e sostenere l'interesse. Qualcuno ha detto che Sora era Prince di Caserta, e altre volte era Prince di Caserta. Il fiume Garigliano, il fiume Liri, rappresenta praticamente la congruenza di un bacino infinito, che era naturale
quanto era collegato territorialmente con la provincia. Quando sono venute le divisioni artificiali, sono iniziate con esse anche i guasti ai quali noi assistiamo. Io ho avuto occasione di sostenere in altri tempi, al momento della costruzione delle comunità montane, in cui io in qualche modo credevo, che era assurdo pensare a comunità montane che rimarcassero i confini amministrativi, perché le montagne non hanno nulla a che vedere con le divisioni o le persone volute dall'uomo. E infatti le comunità montane, per esempio, tra la provincia di Latina e la provincia di Frosinone sono state realizzate, anche se ora dobbiamo assistere, purtroppo, ma dobbiamo registrare che addirittura la stessa Regione Lazio provvede a farle, a modificarle, per cui dall'anno 21 dovremmo avere comunità montane che coincidono con i territori amministrativi, per esempio con le unità sanitarie locali, con le province. Cioè, se da una parte si riconosce la necessità di un intervento di un'autorità di bacino come questo, che deve travalicare i confini amministrativi, dall'altra parte c'è una involuzione. Sono le contraddizioni nostre, tipiche però sono tutti di noi meridionali. Perché se andiamo nel nord, le cose cambiano e cambiano parecchio. Le idee ce le hanno in molto chiaro. Io condivido pienamente il lamento accorato dell'ex sito, quando dice che noi non possiamo permettere che nel vicino Abruzzo se si vada a realizzare un'opera gigantesca con tutti quei pericoli che sono naturali anche con i fatti stessi nel momento in cui si pensa che ci troviamo in territorio che ha, è stato classificato sismico di prima categoria. Ma certo, non si può certamente ammettere che una città, una nazione civile possa prevalere più il politico perché è ben organizzato e di una regione vicina a danno di un'altra. E allora, qual è? Con qual è la soluzione da dare? A parte, ottima idea di una conferenza attraverso la quale avere contatti diretti con i rappresentanti del bacino. Ma essa ha valore e può acquistare valenza nel momento in cui diventi non l'interlocutore, l'antagonista dell'autorità del bacino, ma il collaboratore reale dell'autorità del bacino, l'autorità che naturalmente non deve avere i paraocci e non deve operare in termini territoriali ristretti. Non so, io sono della provincia di Caserta, non è perché lei è della provincia di Caserta, siccome sono legato più al fiume di Volturno, e allora le mie preferenze vanno a Volturno, anche se poi insomma nei contesti rimano a quello del territorio. Allora, un uomo che non hanno questi paraocci, né intendono farsi rimettere, un uomo che guardano al futuro e vedono il proprio territorio che non è diverso da quello del, non so, per esempio, della vallata, della pianura padana, dove, per esempio, l'autorità di bacino, prima ancora che la costruisse il governo italiano, lo Stato italiano, di fatto esisteva come? Attraverso i parchi e i fluviali. Però, dottore, lei è il dottore? No. Io ho avuto occasione di visitare, per esempio, il parco fluviale di Ticino. Una meraviglia. Un contratto sistematico delle sponde a cura dello stesso parco e di associazioni di volontari, associazioni ecologiche. Sull'esempio di quel parco, alla Regione Lazio, io riesco a presentare, per esempio, una legge, una proposta di legge, che parlava del parco sui montani e quali sono state le difficoltà dell'iniziativa, pur avendo avuto l'adesione, la sottoscrizione di tutti gli assessori, che hanno firmato una proposta di legge di un consigliere per giugno, 5 anni fa, un missino, quindi per carità si implicava l'area di festa. Pur avendo avuto tutti i pareri favorevoli delle varie commissioni competenti, si arena per, diciamo, da poco non è stato qualche funzionario con l'ultima ora, ma la realtà qual è che era importante, c'è l'autorità territoriale, bisognava poi vedere la campagna, bisognava quindi poi vedere il resto. Eppure per fare
scende dalla costa del Garigliano per arrivare a Cassino, quindi all'innesto, come la Travalicata, passava. Ma perché il parco fu in mondano e non solamente mondano? E lei ha detto, ha ricordato, che le mondane una volta erano coltivate, e io te lo so perché io sono figlio di contadini, onesti. Dunque, dicevo, e quindi sapevano coltivare la terra, ma la sapevano coltivare perché avevano anche i bisogni, così come facevano nell'incrossina dei fiumi, anche le stesse, la stessa vegetazione che esistiva lungo il fiume veniva tagliata con una certa intelligenza. Oggi assistiamo ad autentici banditi del territorio. Il territorio viene attaccato oltre le vasche nel nord del fiume di Garigliano, abbiamo scarichi industriali che più ne hanno niente. E più a valle abbiamo magari scarichi di porcellari. A questo punto, mancando quel contadino a monte, allora uno strumento valido per controllare e per prevenire lungo i fiumi, lungo questo pozzo, non può che esserci una soluzione di tipo quello a cui ho fatto riferimento, non fosse altro, perché attraverso quella organizzazione è possibile anche vigilare su. Questo va detto perché? Perché diversamente noi potremmo avere anche tutti i finanziamenti che vogliamo. Ad esempio i finanziamenti nel sud, la Cassa del Mezzogiorno, in Calabria, migliaia e migliaia. Quali risultati si sono ottenuti? Zero rispetto a quanto è stato investito nel nord. E perché? Perché è un fatto culturale. Noi abbiamo bisogno di uscire dalla credenza dello Stato che contribuisce a tutto, su tutto e per tutto. Occorre sensibilizzare. E per poter fare questo occorre farlo partecipare. Ecco perché non lei, quando dice io sono aperto e sono a disposizione di una conferenza come questa, permanente, che abbia ambiente tutte, e lei si mostra abbastanza avanzata, speriamo che i fatti poi non dovranno smettere come con lei ha detto a fare per il momento. Allora chi ha avuto questa idea della conferenza vada pure avanti, per quanto mi riguarda c'è il massimo appoggio, per quanto può valere, quello che io come consigliere, come parte politica, indubbiamente è garantita senza riservazione. La cosa però non va, e che qualora le battaglie iniziali, giuste e sante nei confronti degli Abruzzi, nei confronti delle altre, dei territori vicini possibili, dovesse poi rivelarsi, addirittura anche fuggiva, perché al nostro interno, magari tra il sud, tra la voce, e la sorgente cominciano altri tipi di lotte, allora veramente noi faremo le battaglie tipiche dei poli di Renzo, ai quali assisterebbero con molto piacere i politici organizzati vicini e farebbero feste, ci porterebbero la patria. Allora io con questo augurio chiudo il mio pensiero e vi auguro un buon lavoro. Grazie. Soave di Sant'Ambrogio sul Garigliano. Il mio sarà anche un intervento brevissimo che vorrà servire per sottolineare alcuni così motivi velocissimi. Innanzitutto io devo esprimere qualche piccola delusione per la mancanza, per l'assenza di colleghi nostri della media valle, mi riferisco ai colleghi della zona del Cassinate, sono tutti assenti. E questo può concorrere a legittimare quei dubbi che poc'anzi, per esempio, il consigliere Coviello rappresentava, cioè quello che il discorso potrebbe finire per interessare la sorgente e la foce.
trascurando una parte importantissima, una zona importantissima, che è quella della confluenza del Liri e del Garigliano a qualche chilometro da Cassino e a un qualche mezzo chilometro da Sant'Ambrogio e Sant'Apollinare, a confine con la provincia di Caserta. Una zona interessantissima, dimenticata, lo abbiamo avuto modo di dirlo anche in occasione dell'ultimo, del recente lupifragio del 26 e 27 settembre. È un lembo di terra, quello dimenticato, anche se è stato santificato dal sangue di molte vittime, perché nell'ultimo conflitto mondiale quelle rive hanno visto veramente scorrere il sangue di tante giovani vite. Qui mi fa piacere che sia presente l'avvocato Damiano Pontecorvo, direttore del Golfo, che è uno studioso attento di questi problemi. Una zona, dicevo, dimenticata, per la quale vanno ricordati i grossi problemi delle inondazioni, il fenomeno delle inondazioni, che ho sentito essere grave qui nel Sorano dal sindaco Tersigni, è altrettanto grave, direi gravissimo. Noi abbiamo numerose documentazioni fotografiche che dimostrano come ogni anno, mese di novembre, dicembre, diciamo almeno un paio di volte all'anno, la valle del Garigliano è completamente sommersa dalle acque che inondano, è vero, e quindi danneggiano, riducono la produzione, l'attività agricola di quella zona. Quindi, dicevo, io richiamo l'attenzione su questo lembo di terra, che si trova un po' compresso tra la provincia di Caserta, tra la provincia di Frosinone, tra la provincia di Latina. È una zona che risente di questi problemi, di cui risente tutta la valle del Liri e del Garigliano, e in particolare è ulteriormente gravata, dicevo, oltre che del fenomeno delle inondazioni, che è gravissimo, per eliminare il quale occorrono progetti di lavori spondali notevoli, ma avverte anche il problema dell'inquinamento. Io ho visto qui anche l'avvocato Marcantonio Di Baldi e gradirei che pure lui intervenisse per sottolineare meglio questi problemi, questo grave fenomeno. Quindi il problema dell'inquinamento e il problema delle inondazioni, quindi questo fenomeno della irregimentazione, della regimazione delle acque in un tratto che riceve le acque anche del fiume Volturno per la vicina centrale di Rocca d'Evandro, il fiume Peccia che pure immette le acque sul fiume Garigliano. Quindi questi due grossi problemi. Noi, per quanto riguarda l'amministrazione di Sant'Ambrogio, per la verità non siamo stati con le mani in mano. Qualche anno addietro, dopo aver partecipato qui alle conferenze e quegli incontri che ci sono stati, ci siamo attivati e abbiamo anche, forse ingenuamente, abbiamo dato l'incarico a due professionisti perché redigessero uno studio di fattibilità su quella parte appunto interessata tra la confluenza dell'Iri Gari fino a verso la centrale di Suio Terme, più o meno quella zona. So pure che questi due tecnici hanno avuto un incontro con l'ingegner Docchio a Napoli, anche se poi sono tornati sostanzialmente delusi. Poi su questo magari gradiremmo un chiarimento. Ecco, voglio dire, noi ci siamo mossi per fare che cosa? Per fare uno studio, per vedere che cosa noi possiamo fare per migliorare le condizioni
del fiume, se è vero che lungo il fiume tante generazioni hanno vissuto, come diceva prima Dersimi. Quindi vogliamo vedere che cosa, come si può riciclare la risorsa naturale del fiume attraverso altre forme di impiego. Per esempio, noi avremmo insistito, avremmo individuato due forme di impegno, di miglioramento. Uno, quello intanto di eliminare, il primo problema è eliminare queste inondazioni. È uno studio tecnico che va fatto e poi con tutte le opere che ne derivano. E poi, connesse con questo, il fenomeno del problema del disinquinamento. E terzo, noi volevamo andare un po' oltre, cioè vedere se è proponibile la navigabilità del tratto del fiume Carigliano da Suio fino verso Cassino. La navigabilità del tratto sarà utopico, ma non è impossibile a farsi. E nei pressi un po' più in giù della confluenza del Gari e dell'Iri, studiare una proposta di realizzazione, un'ipotesi di realizzazione di un porticciolo turistico, standoci una serie di morbide anse che accompagnano appunto questo fiume fin giù verso sud. Quindi una riconversione, come si diceva prima, delle risorse naturali, non più probabilmente per irrigare, diciamo anche quello, ma per fare in modo che queste risorse naturali rifluiscano in senso più dinamico, più moderno, più consentaneo alle esigenze e alla realtà del nostro tempo. Questo è il discorso che noi della zona, noi di Sant'Ambrogio sul Verigliano, un paesino di 1000 abitanti, intende fare. Chiede più concretezza. Siamo a un anno e più da quell'altro incontro che abbiamo pure avuto qui e mi pare che sostanzialmente l'ingegner Docchio, per carità, non è polemico il mio, non ci ha portato molto di nuovo sul piano operativo. Ho sentito parlare di schede che alcuni comuni sarebbero stati invitati a riempire, eccetera. Noi non abbiamo avuto schede, cioè chiedeteci almeno che cosa c'è, che cosa possiamo fare, che cosa vogliamo fare, come noi amministrazioni possiamo collaborare con l'autorità del bacino, che cosa intende fare, cosa può fare ovviamente l'autorità del bacino nel quadro di queste esigenze, di questa situazione. Perché così mi pare che l'autorità di bacino non si possa muovere perché impastoiato tra la burocrazia e i tempi da rispettare. Noi della base, noi comuni rivieraschi, mi pare che manco possiamo tanto attivarci perché non troviamo l'interlocutore che può soddisfare queste nostre attese. Io saluto con piacere l'ipotesi di proposta fatta dal sindaco di Sora relativamente alla costituzione di un esecutivo, eccetera, tutto questo, c'è una fase di che riguarda le proposte, siamo d'accordo, purché però si vada avanti, purché ci si dica, voi comune potete fare niente, aspettate che progettiamo noi per voi, allora può essere discutibile, ma comunque è qualcosa. A stare così in una situazione di limbo nel quale non si sa chi, quando si deve lavorare, sinceramente è il peggiore modo di lavorare nell'interesse delle amministrazioni locali, se è vero che noi amministratori siamo stati chiamati per fare gli interessi della collettività. Grazie. Io comunque mi avvicino.
sono Cosmo Pontecorvo, sono direttore della rivista Il Golfo, che pure il DOP vive da 20 anni, quindi invitateci quando avete bisogno di mandare un po', farsi benedire questi padroni nostri attuali che ci stanno trattando così. Voglio dire, io voglio proprio provocare l'amico Marco Antonio Di Bassi, perché quando abbiamo combattuto contro la centrale atomica del Daegliano, le cose, i fatti ci hanno visto in prima fila, ma le difficoltà non erano minori di quelle di oggi. Io, ecco, intervengo proprio per provocare l'amico Marco Antonio Di Bassi, per dire, adesso voi vi state provocando il bacino, vi state preoccupando del bacino, vi state preoccupando delle difficoltà che noi avvertiamo anche verso la foce. Io sono nato a San Guaglio Damiano, sono presidente ancora lì, e posso assicurarvi che mio padre, una 50 anni fa, quando passava con la giumenta, con il carrozzino, sulla scafala, la zattera del Gagliano, la sua cavalla si abbeverava tranquillamente nelle acque del fiume. Oggi provate a portare degli animali, fateli portare dai contadini, dai coloni che stanno sulla riva del Gagliano, per vedere se ancora una vacca o una giumenta riesce più a bere le acque del nostro bel fiume. Io voglio intanto dire che c'è un altro pericolo insieme a quelli che paventate voi, è rappresentato dal fatto che abbiamo un'altra tegola tra capo e collo, cioè la costruenda centrale turbo gas che dovrebbero costruire nell'antico spazio della defunta e malaugurata centrale Senne del Garigliano. Ebbene, quando questa centrale aveva già fatto tanti danni, io leggo qui due schede del nostro giornale, sempre maggiori interrogativi con nucleare, l'inutilità e il pericolo delle centrali atomiche. Il Golfo, Scauri, numero 8, 80 del 20 settembre 80. Poi leggo un'altra scheda della bibliografia del libro L'inquinamento da radionuclidi nelle acque del Lazio meridionale di Marco Antonio Di Bassi. Lo ha detto il professor Mattioli per la centrale Senne. È un inutile mausoleo della sciocchezza degli uomini. Il Golfo, numero 10, 80 del 15, 12, 80, pagine 8. 9 e 16. Allora voglio dire, noi ci dobbiamo preoccupare dei coli fecali, delle emissioni delle fabbriche che vanno nei vari fiumi fino ad arrivare al nostro Garigliano. Però vi voglio dire, ci dobbiamo preoccupare anche se dobbiamo salvaguardare la nostra salute, quella della nostra zona, quella delle nostre zone, quella del nostro habitat, se abbiamo il pericolo che venga costruita una centrale turbogas nella riva sinistra del Garigliano di Rimbettaia a San Cosimo e Castelforte. Se abbiamo di questi timori, l'autorità di bacino si deve preoccupare anche di questa eventualità, perché la centrale del Garigliano, ve lo dirà meglio l'amico Marco Antonio Di Bassi, ha attinto acqua dal fiume Garigliano e poi l'ha veicolata, inquinata da radionuclidi, e sono stati inquinati ben 1700 km del nostro mare, del nostro Golfo di Gaeta. Allora dico io, la diga l'invasa è pericoloso, gli inquinamenti da coli fecali o da emissioni degli scarichi delle fabbriche sono pericolosi e inquinanti, ma la centrale turbogas del Garigliano, vogliamo prenderla in considerazione come ipotesi che si potrà realizzare come un elemento che possa creare, che ci creerà sicuramente dei danni all'ambiente, all'aria ed anche alle acque, una volta che queste acque sicuramente verranno utilizzate. E dico, se c'è da preoccuparci, preoccupiamoci anche dei danni che questa centrale turbogas potrà realizzare. Io faccio un discorso, ho finito, io faccio un discorso alla palissiano chiaro. L'amico preside e sindaco Ferdinando Soave sa benissimo che con i nostri ragazzi di Cassino, io sono venuto pure a Sora nel 1979, sono venuto qui al comune e ho raccolto anche i dati. Ebbene, vi posso dire che da Minturno fino a Sora, attraverso tutta la valle del Garigliano, da Minturno a Cassino ed anche a Sora, sono morte 100.000 persone in una sola stagione. E questo lo abbiamo raccolto in un quaderno che hanno firmato i nostri ragazzi dell'Istituto Magistrale di Cassino 1974, i quali hanno scritto: sono 100.000 i morti tra il Mar Tirreno, Cassino e l'Adriatico? L'interrogativo è d'obbligo, però sono morti tra civili e militari, in due corti schiere, 100.000 persone.
un sacrificio tanto cruento, credo che meriterebbe più rispetto, al di là delle medaglie date a San Cosma, a Castelforte, a Forlì, a Gaeta, a Itri, poi più su le altre non mi interessano perché fanno parte non della nostra zona, ma allora dico io, se evidentemente noi abbiamo subito tanti danni, se noi stiamo lì a soffrire, se noi praticamente abbiamo avuto questi effetti negativi, la centrale di Vesuvio l'hanno fatta con l'invaso che ha creato certamente una servitù, la centrale atomica l'hanno realizzata, adesso vogliono realizzare la centrale turbo gas. Se la centrale turbo gas è buona, la portino a Carlo, la portino ai Campi Ferreri e non creino un altro ulteriore motivo di inquinamento. Se la centrale turbo gas è negativa come è negativa, la debbono portare altrove, perché non ci debbono fare questo ulteriore servizio. Altrimenti, io voglio citare solo da Lorenzo Milani che dice, da noi sono arrivate le cartoline di precetto e i certificati elettorali. Abbiamo votato, prima si credeva, obbediva e poi il resto. Adesso si crede, si obbedisce e si vota. Io credo che non possiamo continuare ancora con questo andazzo perché non è giusto. In virtù dei nostri morti, dei nostri diritti, anche la centrale turbo gas del Gagliano non sa da fare. Se la facciano altrove, se è buona, se è cattiva, se la devono portare altrove. Io vorrei ripetere, ditelo a Roma, se hanno orecchie per sentire, noi non possiamo sopportare altri morti, oltre a quelli che abbiamo sopportato e quelli che stiamo sopportando per le malattie che abbiamo subito in quest'ultimo quarantenne. Va bene? Sono vicepresidente del consorzio di bonifica di Sesto Lungo, presidente dei comitati di salute pubblica ambiente nucleare. A me dispiace, in questa sede, io ho avuto il privilegio di parlare diverso tempo fa, un 3 o 4 anni fa, interrompere questo clima idilliaco che si è creato, che si è instaurato in questo importante convegno alla presenza di autorevoli personaggi, sindaci e consiglieri provinciali e illustri cittadini di questa civilissima città di Sora. Mi dispiace, ma ho il dovere di farlo così. Io ritengo che causa matrice di tutti i nostri mali, e sono mali molto, ma molto pesanti, e potremmo dire, speriamo di no, irreparabili, è la ignoranza, nel senso sofratico del termine, vale a dire la non conoscenza del problema. O meglio della gravità, che il problema della contaminazione radioattiva ha posto in essere non solo nella zona bassa della piana del Garigliano, ma in tutta la provincia di Latina, in tutta la provincia di Frosinone e credo, senza tempo di sbagliare, anche in tante altre più remote e lontane regioni. Qui mi compiaccio che finalmente si è creato una certa, un certo ente. Mi auguro che non sia uno dei tanti carrozzoni di cui l'Italia purtroppo abbonda e di cui si abusa. L'autorità del bacino del fortuno, mi pare che si chiami sempre, ma mi pare che la sede sia in zona. Questo mi fa piacere. Però io ho il dovere, nella qualità di cittadino, di rappresentare a lei, ingegnere, questa realtà. Tutto giusto ciò che si è detto qui, la preoccupazione per quanto riguarda l'immagine da costruirsi a monte, la preoccupazione per quanto riguarda gli effetti dell'inquinamento dovuto agli scarichi urbani o agli scarichi agricoli, però la grande essenza è la centrale nucleare del Gagliano. Io sono grato all'avvocato Pontecorvo per il precedente, che ha puntualizzato il problema. Io finisco col definirlo con termini molto più puntuali. La centrale del Gagliano, io vi ho fatto, e qui vi prego di leggerlo dopo, la centrale del Gagliano ha
contaminato radioattivamente non solo la pianura del Garigliano, ma anche il mare, 1700 km quadrati del nostro mare, esattamente dalla foce del Volturno fino al promontorio del Cicero. Sono escluse soltanto, fortunatamente, per il momento, le isole Ponziane o le isole Ponziane. Questo che io vi dico non è frutto di mie, diciamo, gratuite dichiarazioni. Qui c'è, e voi lo troverete, la relazione di tecnici della rete, esattamente, se volete, a pagina 12. Non so, perché se no? Aspettiamo poi il sito di Castella. La autentica è scritta. Il complesso di questi risultati suggerisce che una delle aree maggiormente interessate alla contaminazione radioattiva è il Golfo di Gerasa e spiega, in effetti, in quest'area che sono stati riscontrati i valori più elevati di attività, attività significa veleno, un veleno mortale, di cobalto 60, di cesio 107 e di stronzio 90. Sia nei sedimenti, quindi contaminato, sia il fondale del mare, sia l'acqua del mare, che gli organismi erano, miti di pesci. Quindi è consigliabile, signori, se voi non lo sapete, è consigliabile non fare uso del pesce preso del corpo di carità. Gli effetti e le conseguenze sono terribilmente tragici, come io brevemente vi dimostrerò attraverso altri dati non contestabili, non contraddittori. Quindi questa è la relazione dell'ENEA, una relazione di un grande, uno dei più grandi chimici di chiarissima fama d'Italia, che è il professor Enzo Tiersi, attualmente eurodeputato, dopo un'attenta relazione dice: possiamo concludere questa parte riconoscendo alla zona del Garigliano la caratteristica di zona, seguitemi, cronicamente contaminata da sostanze radioattive, cesio, cobalto, stronzio, con effetti imputabili a contaminazioni da medie e piccole cose. Concludo dicendo, la zona del Garigliano, in altre parole, la piana e il litorale del Garigliano sono diventati un vero e proprio laboratorio di studio e di ricerca nel campo del cancro. Purtroppo, questa relazione del professor Tiersi trova riscontro funesto in questi dati che sono degli Istat. In questi dati è riportato l'incremento percentuale di mortalità e morbilità per cancro e leucemia negli 8 anni, 1972-1978, da cui emerge che la zona del Garigliano ha avuto un incremento percentuale di cancro e leucemia del 44.28% a fronte dell'incremento percentuale in tutta Italia del 7.22%. Quindi quante volte il 7.22% sta nel 44.28% e quante volte noi siamo superiori in media alla mortalità e morbilità per cancro e leucemia. Questo, signori cari, è la situazione oggettiva nella quale tutti noi ci siamo venuti senza nostra colpa a trovare. Qui ce l'ho riportato, lo troveremo, delle foto che sono una minima parte dei mostri che sono nati negli animali. Non ho riportato le fotografie dei mostri umani, ma vi posso dire che in meno di 10 anni sono nati 400 mostri nella zona che va da Caica fino a Montevideo. Tra questi mostri è nato il citofono. Nel 1981 è nato in Caica con un bambino con un enorme occhio al centro della fronte. Quindi dal leggendario polipemo di Omeriana memoria noi abbiamo avuto l'autentico citofono in Caica. Questa è la situazione. Quindi al di là e al di sopra di quella che è la vostra preoccupazione nel disinquinare, lei non ci crede, sindaco? Ma no, guardi, sì, dico, voi siete... è uno dei pochissimi casi di ciclopedia nella storia della medicina da quando da la medievo ad oggi. Quindi, allora, lei, attentamente, visto che lei è medico, a me fa piacere, ce lo può. Quindi io credo di aver concluso. E allora, io concludo
definitivamente, come ha detto un uomo di immenso valore che è Albert Einstein, il quale nel lontano 1941 ebbe a scrivere: la potenza incontrollata dell'atomo ha cambiato ogni cosa, tranne il nostro modo di pensare. Con ciò volendo dire che l'umanità ha accolto l'avvento dell'atomo come un normale progresso della cosiddetta scienza, che non è poi scienza, perché ciò che è amato non credo che si possa chiamare scienza. E aggiunto, per questa ragione, per la disattenzione dell'umanità e la disattenzione anche vostra, perché voi siete stati tutti, ben compreso, disattenti a questo enorme fenomeno. Dice, e perciò noi siamo trascinati verso una catastrofe che non ha paragoni. E purtroppo la catastrofe, mi spiace dire, è in corso. Io vi ringrazio. Interviene ora il sindaco di Castellafiume. Io saluto i colleghi, gli altri colleghi e l'ingegnere Docchio, che ho il piacere di conoscere per la prima volta. E però devo fare una riflessione. Io ero venuto qui mettendo da parte altri impegni che avevo, anche urgenti, quindi mi sono sobbarcato anche un bel viaggio con il tempo cattivo, però pensavo di trovare una conferenza, una riunione meglio, più operativa, più concreta. E purtroppo devo constatare con il mio rammarico che non è così. L'impostazione data all'inizio comunque poteva essere anche giusta, a mio modesto parere, e infatti ho apprezzato molto sia la relazione del sindaco di Sora e sia l'intervento del segretario generale dell'autorità di bacino, e però poi il tutto non è stato condotto secondo le logiche conseguenti, cioè si è continuato a parlare e soprattutto in astratto senza affrontare concretamente il problema. E questo me ne dispiace. Mi dispiace poi ancora di più che questa conferenza, e su questo mi dispiace, non posso essere assolutamente d'accordo, questa conferenza mi pare che sia esclusivamente contro l'invaso, e non è giusto. Salvo qualche di qualche altro collega su altri aspetti altrettanto comunque importanti, poi in tutto mi pare che si sia incentrato sulla questione invaso no. Beh, io dico che per quanto ci riguarda nessuno, penso, l'ho detto anche in qualche altra occasione, nessuno può vietare a noi di pensare, di studiare, di vedere quali sono le linee per il nostro sviluppo, per lo sviluppo della nostra zona. L'ingegnere Docchio non sa, ma dovrebbe sapere, e io lo invito con estrema simpatia a venire nelle nostre zone, venire a Castellafiume, non sa che quelle zone si sono completamente disabitate, cioè la gente è andata via perché non ha trovato più un modo di vivere. Ora noi pensiamo che un modo, certo, e infatti io apprezzo, ecco perché dico ho apprezzato l'intervento che lei ha fatto, perché ha detto delle cose giustissime, ma io queste cose le avevo già dette a suo tempo nella prima conferenza, nella prima riunione che si fece qui a Sora, in questo luogo, in cui io dissi che il problema del fiume era un altro, non era quello dell'invaso, anche se giustamente io condivido da una parte le vostre preoccupazioni, è un aspetto legittimo, per carità, giustamente vi dovete preoccupare, però dico, e l'avevo detto allora, che non era questo l'aspetto più importante. E con la creazione dell'autorità di bacino
il problema diventava più serio, più grande, e quindi tutti quanti dovevamo rimboccarci le maniche, se volete, per metterci tutti insieme e studiare i tantissimi problemi che questo bacino ha. Ecco perché pensavo che oggi questa riunione fosse più completa. Per il resto mi sembra che le cose debbano essere fatte in questo senso, altrimenti poi non dobbiamo lamentarci se le cose ci piovono dall'alto, se non riusciamo a proporre, è chiaro che poi dobbiamo subire. E questo ne viene anche da un esempio. Il comune di Castellafiume è stato inserito, mi pare, nel finanziamento per della 183 per la sistemazione idrogeologica di una parte del nostro territorio. E però diciamo che c'è più d'addosso questo finanziamento, ed io ritengo che invece c'erano altri problemi, quindi altri aspetti che potevano avere la precedenza, come quello della durazione, per cui dico che se ci avessero consultato, se avessimo potuto fare in modo di essere attivi, beh, io penso che avremmo proposto un altro progetto e non quello. Queste cose le dico perché mi sto castrando da solo, eppure purtroppo è così, cioè, avrei preferito un altro finanziamento, sono contento che è arrivato questo, ma ne avrei preferito un altro. Qui ecco, l'invito che io faccio, ma al di là del non voglio essere neanche volendo, perché ripeto, cioè, l'intenzione mia è diversa, ecco, io invito tutti ad operare in questo senso. Sarò d'accordo nel far parte di questa conferenza permanente, alle condizioni però che ho detto, cioè che questa conferenza non sia solamente una conferenza contro l'invaso. Le cose bisogna farle affrontarle in modo più ampio, e il fatto stesso che io sono uno dei pochi sindaci, insieme con l'amico collega di Morino e di Canistro, sono uno dei pochi sindaci venuti dall'Abruzzo e dalla Valle, sta a dimostrare che comunque, ecco, cioè, bisogna preparare la cosa in modo che ci sia più interesse, e l'interesse da parte di tutta l'amministrazione. Grazie. In linea di massima, d'accordo. Certamente la nostra non è un'opposizione, e l'ho detto pure nella relazione, non è un'opposizione pregiudiziale alla diga di Castellafiume. Quello che dice il sindaco di Castellafiume mi trovo consenziente, cioè che questa conferenza di bacino debba essere più operativa è un fatto reale. La nostra proposta, quella di costituirci istituzionalmente in conferenza in modo da poter operare in pochi inizialmente e poi solo i sindaci successivamente, ecco, questa è una proposta che dimostra il nostro desiderio di operatività, il nostro desiderio di proporci come consulenza per il segretario generale dell'autorità di bacino per i problemi del bacino stesso. Quindi io ringrazio il signore Castellafiume che si è dichiarato disponibile a far parte della conferenza di bacino, lo invito fin d'ora a far parte del comitato ristretto che dovrà poi redigere anche lo statuto della conferenza stessa. Prego l'accanto sindaco che vuole prendere la parola, il consigliere Magliocchetti. Ecco, se per favore siamo un po' brevi perché il tempo stringe. La parte, diciamo, si ammonta per il
ma noi quello che preme sottolineare è l'inquinamento, perché badate, quando si arriva, ci sono i castelporti, come si chiama, alle terme di Giulio, laddove c'è il salto del Garigliano e la diga, si sviluppa una schiuma che le signorie loro non immaginano nemmeno. C'è un inquinamento spaventoso. Pensino che si stanno spendendo circa 30 miliardi per le irrigazioni. Noi stiamo portando l'avvelenamento sostanzialmente della nostra campagna, perché l'inquinamento rovina la nostra agricoltura. Quindi io vi dico, protezione delle scuole, inquinamento, perché bisogna partire da lontano, si è parlato da sacco, e la certo che in linea non è, è indifferente a questo tipo di operazione. Quindi guardiamo l'inquinamento, che è un grossissimo problema, e poi la difesa delle scuole. Buonasera, grazie. Sono brevissimo anche perché mi è rimasto poco da dire dopo gli interventi, io porto solo per fare il saluto dell'amministrazione comunale di Castelforte, sono il sindaco Andro Selli e il sindaco non è potuto intervenire a questa riunione in quanto gli impegni istituzionali hanno appartenuto a Castelforte e mi ha incaricato di dire che nel prossimo consiglio comunale verrà apportato la visione alla commissione che e per quanto riguarda la materia trattata, io non mi ripeto per questioni proprio di tempo, che sono d'accordo quando ha detto il sindaco di Sant'Ambrogio, per quanto mi hanno detto i colleghi di Castelforte che mi hanno preceduto, per quanto ha detto l'amico di Mintorno Ventimaglia, per cui vi ringrazio per quello che senza meno che poi ci saremo quando venire in serata, sono dico per dire che è meglio dalle cose. Grazie. Gran parte delle 20.000 abitanti della Valle Roveto, dei 7 comuni della Valle Roveto, è fortemente preoccupata, come già ha avuto modo di esprimersi nelle altre riunioni e nelle altre convegni che sono stati organizzati, per la idea progettuale della realizzazione di questo invaso di Castellafiume. È fortemente preoccupata perché questo invaso, questa diga, che dovrà raccogliere comunque le acque del fiume Liri, cambierà notevolmente il volto della nostra vallata. Non solo, quindi, gli ambienti nella zona di Castellafiume, quindi nell'alto valle dei Liri, ma cambierà tutto un modo di vita e di essere che è stato lungo questa valle, lungo il fiume dei Liri. Poi il modo in cui l'idea stessa è stata portata avanti da una singola comunità montana, quella di Marzica 1, il modo stesso in cui il presidente di questa comunità montana con un modo un po' tutto particolare e personale ha inteso portare avanti l'iniziativa senza la minima consultazione delle altre comunità montane, delle altre realtà e senza tenere per nulla presente la nuova realtà istituzionale che era costituita dall'autorità di bacino, questo è stato l'altro elemento di forte preoccupazione. Certamente oggi la riunione convocata ha preso spunto da quella interrogazione, da quell'intervento del consigliere del PDS e della comunità montana Valle Roveto, Stallocca, che paventava l'approvazione e il finanziamento di questa opera, per cui, cioè, a parte che il finanziamento non esiste, però sarà questo il motivo, è stato questo il motivo per cui soprattutto di questa diga, di questo invaso si è parlato. Ma c'è la popolazione della Valle Roveto e oltre che essere preoccupata per questa idea dell'invaso, è preoccupata perché trasforma il proprio territorio, perché porta elementi di notevole disturbo nella vita, così come si è stata svolgendo, si è strutturata in questi secoli nelle proprie zone, è fortemente preoccupata per tutti gli altri fattori inquinanti che intervengono sul fiume Liri, a cominciare appunto dalle sorgenti.
è noto l'inquinamento che ci proviene dal Fucino, dal nucleo industriale di Avezzano, quindi sia dagli scarichi industriali sia dalle coltivazioni con l'uso di insetticidi, pesticidi, insomma, e tante altre cose del genere che sono fortemente inquinanti. E quindi è preoccupata anche del fatto di sentire che se voglia realizzare una centrale, sempre a ridosso del Lido, una centrale a tubo gas, tutti questi fenomeni, dico, oltre che essere, non devono essere semplicemente un quaderno di doglianze, un elenco di doglianze, in quanto queste riunioni, la conferenza di bacino deve avere un significato, ecco, propositivo, un significato politico nel senso di impostazione di una attività politica amministrativa che deve indicare come risolvere questi problemi a partire dagli inquinamenti, dalle sorgenti, sino ad arrivare alla foce del fiume Liri Garigliano e degli affluenti del Liri Garigliano. Per cui l'idea, ecco, di progettare, quindi di chiedere finanziamento, innanzitutto le opere che servano ad eliminare l'inquinamento del fiume, cioè è importante l'utilizzo delle acque a scopo irriguo, a scopo idrico, insomma tutto quello che si vuole, ma è per la vita dei nostri paesi è soprattutto importante mantenere l'habitat, ecco, dal punto di vista più altamente positivo che il fiume Liri deve avere. Quindi innanzitutto combattere le fonti di inquinamento dalla sorgente alla foce e poi, sempre nell'ambito di questo organismo, studiare ogni altra possibilità che possa dare indirizzi, ecco, di sviluppo per l'economia, per la società civile che vive intorno al fiume Liri, e quindi studiare tutti gli altri programmi di attività che possano procurare altra occupazione, altro reddito e un migliore vivere civile lungo il fiume stesso. Ma innanzitutto e prima di tutto salvare quel fiume dalle fonti di inquinamento. Io sono di parere contrario rispetto al sindaco degli altri partiti, perché ritengo fortemente positiva questa nostra riunione. Non si è parlato e non si doveva parlare esclusivamente del dibattito della Marina, che lo sostiene già l'anno scorso, che era più il danno tenuto che un danno emergente. Si trattava di un appalto concorso da affidare a una certa impresa con rilevanti punti interrogativi, quindi non mi sono mai posto. Ve l'ho detto in un momento più rispetto alla preoccupazione di questo impatto, anche se l'ipotesi esiste ed è bene che l'opera di bacino si faccia ufficialmente sentire facendo presente alla comunità montana che non se ne parla perché non è compatibile con la pianificazione finale del bacino, e così dobbiamo aperto al tono e non ne parliamo più, altrimenti rischiamo che questo, ritengo, falso problema vada a incidere pesantemente sull'attività futura della conferenza, che invece proprio da questa sera ha manifestato un indirizzo fortemente positivo, perché qui si è parlato di rischio sismico e riguarda tutta la prima la parte iniziale dell'asta del fiume, zona sismica di prima categoria. Non sarò a ricordare il terremoto di Avezzano del 1915 che determinò 29.000 vittime, insomma è un tristissimo ricordo. Abbiamo il rischio idrogeologico, perché il fiume Liri che riserva d'inverno situazioni veramente disastrose, il sindaco ne faceva riferimento. Abbiamo il dramma nucleare alla foce, quindi io credo che non esista in Italia un bacino idrografico che ricomprenda tutti i grandi rischi come vi dirà, addirittura da dove essere prescelto per il progetto dell'opera. Altro che esempio, qui doveva essere proprio scelto il Liri di Garigliano per interventi organici immediati, proprio perché ricomprende tutti i grandi rischi. E caro sindaco di Castellafiume, questa manifestazione è molto positiva, perché non credo che se ne facciano tante in Italia di queste riunioni.
dimostra la cultura che si sta sviluppando nella media Valle Dondini e che oggi scontra ancora più forte la foce. Noi stasera abbiamo avuto validissimi rappresentanti della foce del lirica italiana che hanno quasi caratterizzato questa la nostra manifestazione. Detto questo, ingegnere, io l'anno scorso lo avevo estremamente corretto, questa volta non lo voglio essere, perché voglio accogliere l'invito all'operatività. Però lei deve essere così cortese da fornirmi risposte un po' più puntuali, attente rispetto alla cortese lettera che io le ho consegnato all'inizio di questa riunione, proprio perché non intendevo prendere la parola. E adesso invece ne sono costretto. Perché non starò a dire, perché l'ho detto già l'anno scorso, a dire... E questo io l'ho capito, ci siamo capiti a distanza, ma... e quindi sarò molto breve perché non farò altro che ribadire i concetti espressi in questa mia nota, che poi consegnerò a chiunque ne abbia interesse. Non sarò qui, perché l'ho detto già l'anno scorso, a dire a tutti quanti noi che cosa è la Olga sul bacino, però mi voglio soffermare qualche minuto sull'articolo 31 della legge 18 maggio 89, la 180. La legge meglio conosciuta per la legislatoria è una buona legge. Scopiazzata, l'abbiamo copiata a nazioni più avanzate. Parlo dell'Inghilterra, parlo della Francia, parlo della stessa Unione Sovietica che ha tanti problemi, però su questo piano è in fase molto più avanzata rispetto alla legislazione italiana che precedeva la 183. Adesso è vero che il tutto deve essere ricondotto alla pianificazione di bacino. Io me ne sto occupando da 11 anni. E aspettavo, io proprio con ansia, questa legge. L'aspettavo dalla relazione Marchi del 1970, cioè 21 anni fa, e finalmente è arrivata la legge. E si dice, beh, ma questa legge poi basa il tutto sulla pianificazione del bacino e quindi nel frattempo potrebbero avvenire situazioni non sottoposte a nessun tipo di controllo. E allora, ingegnere, io le devo dire che mi sono letto attentamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è del 23 marzo 90, laddove si stabiliscono le linee di indirizzo e di coordinamento per quanto riguarda l'attività dell'autorità. E quindi a questo punto l'articolo 31 ha un'importanza fondamentale perché prevede le schede previsionali e programmatiche. E lei ha detto bene, in Italia si fanno le cose e poi velocemente bisogna attrezzarsi, insomma. Io capisco che sono difficoltà enormi. Lei pensa, questo a livello comunale, con tutta una tradizione ormai secolare, non ci hanno risolto i problemi di ordinaria amministrazione, figuriamoci poi se un'autorità di facendo, l'anno scorso debba a un certo punto improvvisamente risolvere problemi ormai. Singolare, sarebbe una pretesa assurda e sarebbe anche una cattiveria da parte nostra. Però quel decreto ha imposto alle autorità di bacino di presentare queste schede di decisione programmatica entro il 30 ottobre del 1990. Adesso io l'ho già presentato lo scorso anno. Il bacino idrografico del lirica italiano è più studiato di tanto. Perfino nel po'. Addirittura 15 ricercatori del CNR nel periodo 1966-1969 hanno redatto una monografia sulla Alta Valle dell'Inghi, che è il primo caso italiano di ricerca sistematica da parte dei ricercatori delle scienze della terra. Il primo caso italiano è stato oggetto di studio in varie università, che va, senza dubbio, aggiornato. Ma poi sono stati interventi sistematici della regione attraverso il conferimento di incarichi alla Società Lotto di Ingegneria di Roma. Prima del provveditorato, come poi addirittura della regione, del proprietario regionale delle opere pubbliche a competenza statale. Mi risulta che la prima fase del progetto sia stata già completata, in fase di ultimazione la seconda fase. Quindi stiamo in una fase molto avanzata. Però ecco, la cosa sconcertante è che nel momento in cui noi ci incontriamo, noi, conferenza permanente di bacino, non conosciamo la sostanza di questo schema decisionale. Quindi come ci possiamo muovere? Non lo sappiamo. Non abbiamo una base di partenza, anche per incaricare i nostri tecnici, perché noi vogliamo collaborare. Da noi non ci sarà un rapporto dialettico, ci sarà un rapporto di collaborazione, però per raggiungere quelle sintesi. Perché finalmente siamo usciti dal marasma delle competenze.
comune, provincia, regione, comunità montana, abbiamo realmente un autogarbello. E lei è l'ospite gradito qui a Sola, che è sede permanente perché il Consiglio Comunale di questa città ha inserito questo fatto importante nel proprio Stato. E mi sembra che tutti i sindaci abbiano riconosciuto a Sola questo ruolo fondamentale. E allora la cosa più importante sarebbe proprio questa, di entrare in possesso di queste schede previsionali e programmatiche come base di partenza per cominciare noi a essere operativi. Altrimenti noi rischiamo la prossima volta di incontrarci e di dirci le stesse cose. Oh, quindi la legge 183 e l'articolo 31 dice sì, che in attesa del piano però prevedono gli stanziamenti per gli interventi più immediati, perché non si può aspettare la pianificazione e nel frattempo non fronteggiare le situazioni di maggiore urgenza. E qui sono state elencate. Ecco, voglio ribadire e riassicurare il sindaco di Castellafiume che noi al primo punto non mettiamo in vaso il tenuto in vaso, ma per carità bisogna anche smetterla di agitare situazioni di questo genere che non stanno né in cielo e né in terra. E io sono stato un amministratore alla provincia e di queste cose gli amministratori della provincia della Fusione facevano tutti i giorni, facevano convenzioni di opere che poi sapevano già loro che non si sarebbero mai fatte e servivano soltanto a conferire incarichi a progettisti di loro fiducia e quindi erogazione di parciale. Questa è la realtà delle cose, perché io non penso assolutamente che un'autorità di bacino possa mai autorizzare un patto così macroscopico, nel modo più assoluto. Quindi però un'assicurazione, ribadisco, ingegnere, deve una presa di posizione ufficiale dell'autorità di bacino per tranquillizzarci e smetterla e occuparci di cose più importanti. Mi sembra che il fatto più importante sia quello della depurazione dell'acqua. Su questo mi sembra che ci concordiamo ormai tutti, perché se noi vogliamo recuperare questo fiume e se a questo fiume che rappresenta la nostra base, la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra cultura, noi stiamo qui e forse togliendo il tempo a situazioni probabilmente più gratificanti, se stiamo qui a sacrificarci questo pomeriggio è perché nel nostro sangue scorre cultura fluviale, perché da generazioni, da secoli Questo amore per il fiume ci è trasmesso, lo abbiamo nel sangue. Allora questo fiume va riportato allo stato naturale, va depurato, va pulito, anche perché nel momento in cui si preannuncia un'ulteriore crisi industriale e in qualche modo noi dobbiamo ridarci un ruolo turistico, e il turismo non è possibile attorno a una fonte sulla terra, come già ricordato. E allora io le dicevo che gli stanziamenti esistono pure, perché per il programma DEAC, che per essere capito è l'abbreviazione di programma di depurazione delle acque, e insomma con la deliberazione 30 luglio 91, recentissima, lei ha citato quella dell'anno scorso, ma c'è quella più recente, che è la deliberazione 30 luglio 91 del CIPE, e modifica il programma triennale 89-91 e fa questa ripartizione delle risorse. Bene, per quanto riguarda il Lirigarigliano, sempre per il triennio sono previste questi importi, 20 miliardi e 7, 39 e 4, 23 e 5, 18 e 7, se fa la somma sono 800 miliardi, sono 102 miliardi per la depurazione delle acque. Beh, che potrei anche sbagliare perché non sono un tecnico e quindi potrei leggere male, però i soldi credo che ci siano. I soldi ci sono per il programma DEAC e quindi bisogna stabilire come intervenire sulla base di quali programmi, stabilendo le modalità, i tempi di attuazione e ovviamente le priorità. Sull'invaso non ci ritorno, caro sindaco, non si stia a preoccupare, non è proprio la premura principale, rientra pure essa perché non è che sia una fantasia nostra. C'è qualcuno che agita queste situazioni e noi ovviamente ce ne preoccupiamo, guai se non lo facessimo, e continuiamo a farlo fin quando l'autorità di bacino ufficialmente non dirà questo bisogna di smetterla. Ma noi abbiamo una risorsa qua vicino, non so se avete avuto la possibilità di vederla, la cascata che si cala di sulla vita, è una meraviglia, è l'unico caso al mondo di cascata verticale all'interno di un centro medievale.
e quindi un'attenzione particolare, perché quella cascata va recuperata. Bene, se lei capita a Isola del Liri nel periodo estivo, da quella cascata non scende che un filo di acqua, una cosa veramente raccapricciante. Perché? Perché siamo venuti a conoscenza di captazioni abusive, di interventi estemporanei, di iniziative di consorzi di bonifica, di addirittura affluenti che sono scomparsi. Si dice addirittura, e qui i nostri amici della Massica potrebbero essere più precisi, che il Giovenco è stato riportato per altri libri, per altri bacini geografici, per altre regioni. E questo è assurdo. Queste sì che sono cose gravi da procura della Repubblica, senza che si sia stati mai avvertiti. Questo al di fuori di una oggettiva organica programmazione e pianificazione cose di una gravità sconcertante. Addirittura si prelevano le acque dal Tibreno, perché certo c'è il problema dell'approvvigionamento idrico, ma è possibile che a noi ci si debba togliere tutto, dall'industria, dallo sviluppo e addirittura anche le acque. Ci dovesse essere l'aria e così verrà pianificata il genocidio della medievale del Liri, che questo sta avvenendo, perché la regione Lazio preleva quantitativi enormi di acqua dal Tibreno, è uno dei nostri maggiori affluenti, dirottandoli invece verso Frosinone e comuni vicini. Queste cose io credo che riguardano l'attività di un'autorità di bacino. E non è pensabile che questi fatti possano avvenire al di fuori di una logica programmatoria e pianificatoria. E poi un altro fatto importante, io mi sono occupato nei primi anni, negli anni 80, degli interventi di prelievo di materiali inerti dall'alveo del fiume Lino, e ho scoperto uno scandalo che poi a un certo punto ho denunciato alla Procura Generale della Repubblica, perché si prelevava materiali inerti dal fiume Lino in una quantità non controllata, al punto da compromettere l'equilibrio idrogeologico del fiume e quindi consentire interventi di somma urgenza. E ho scoperto anche all'epoca le famose tangenti. E qualcuno poi ci ha rimesso le penne perché in galera è andato e l'ha smesso di operare in questi tempi. Ma da un po' di tempo a questa parte io credo che questa attività sia in qualche modo stata ripresa in uno con l'intervento di sistemazione idraulica del fiume, voglio essere più preciso, di legittimazione idraulica delle opere spontanee, che a mio avviso vengono portate avanti in modo estemporaneo. Vediamo Sora, per esempio, lo diceva il sindaco Tessini, beh, sono state fatte per lunghi tratti e poi invece sospese nei tratti invece più pericolosi, per cui noi verifichiamo in tutte le alluvioni che in quelle zone il dramma si è centuplicato, perché lì viene convogliata tutta la massa d'acqua. Ma è possibile operare in questi tempi, cioè sperperare, cementificare il fiume Lino per decine di miliardi senza un piano di bacino e sulla base di quale criterio? Io le dico una cosa sconcertante, lei pensa che quando hanno regimato il fiume Lino a monte l'isola del Lino, lo hanno regimato per una portata di 500 metri cubi al secondo, quanto storicamente, io parlo del verbale di constatazione del genio civile del 1895, il genio civile di Caserta, quando il centro storico di Isola del Lino non ne può recepire più di 3 metri. Ma che sono, creare il presupposto per un grosso dramma? Ma questa è pianificazione. Questa è intervento estemporaneo, questa è utilizzazione, come giustamente diceva lei nel suo intervento, meglio che non ci siano addirittura le risorse finanziarie quando debbono essere utilizzate in questo modo. E quindi un intervento preciso, puntuale, deve avvenire necessariamente, perché queste opere sono in corso. Per il canale Scommatore lei mi ha dato una risposta, perché al canale Scommatore noi di Isola del Liri abbiamo annesso un'importanza fondamentale, perché proprio il canale Scommatore andava a correggere l'insano disegno della regimazione idraulica, l'insano, perché abbiamo visto nel 1979 con un tempo di ritorno analogo a quello di una piena precedente le devastazioni che ci sono, stessa quantità di acqua ma dramma non finire, determinata appunto dalla regimazione idraulica. E allora che è successo? Si sono realizzati l'80% del lavoro e non manca il finanziamento per completare, che dovesse completare entro quest'anno, ma insomma non è possibile che in questa zona avvengono ripetutamente situazioni di questo genere. Si inizia una superstrada e non si completa, si comincia in ospedale e non si completa, ma addirittura pure il canale Scommatore, che deve risolvere un problema drammatico per l'isola del Lino, si porta l'80% dei lavori e poi a un certo punto non ci sono più i fondi. Quanti fondi ci sono? La questione è che noi dobbiamo mettere in evidenza questa
questa priorità assoluta, bisogna intervenire con immediatezza. Ecco, io credo di non avere nient'altro da aggiungere, se non quella di ritenermi a disposizione completa per una collaborazione efficace, e vi invito il sindaco, i sindaci, a prendere in maggiore considerazione questa iniziativa. Perché intanto io li saluto tutti e ringrazio tutti, ma in modo particolare, mi si consenta, io devo ringraziare gli amici della Loggia, con i quali sono in stretto rapporto da qualche anno, e insieme stiamo portando avanti delle ottime iniziative. Parlo innanzitutto dell'amico di Antanasi, che è il presidente nazionale dell'Euroafi 92, che è qui presente, ai quali io credo che noi dobbiamo delle scuse. L'ho fatto già in uno domenica scorso, lo faccio in questa sede, in casa lo faccio. Le scuse perché noi siamo i fattori inquinanti, noi determiniamo inquinamento a loro danno, ma anche al nostro danno, perché la situazione della Rossella sa qual è, ingegnere, che noi inquiniamo e poi diventiamo vittima di inquinamento quando d'estate andiamo a viveggiare in quelle zone. Quindi si sta creando una situazione satanica, addirittura paradossale. Di tenere in più diciamo seria considerazione questa bellissima iniziativa che ha preso l'amministrazione comunale di Sora, che deve a un certo punto fare in modo che diventi senza dubbio più operativa attraverso l'indicazione che ha dato il sindaco inizialmente, con un comitato ristretto di coordinamento, perché ogni volta non possiamo riconvocare tutti i sindaci, perché sono tantissime. Se noi consideriamo che il bacino idrografico del Lirica Ligliano attraversa tre regioni, cinque province, e interessa tutta la provincia di Frosinone, perché quando si parla di Lirica Ligliano si parla del Sacco, ma si parla pure del Meppa, del Molarino, si parla del Cosa, insomma è tutto il nostro territorio. Dovremmo invitare tutti i sindaci di queste province. E allora ecco il sindaco Baldacino di Turno, che io cordialità, lo ringrazio ancora una volta per l'ospitalità. Scuso per chiudere, vorrei ringraziare innanzitutto gli interventi, che al di là degli aspetti polemici e pure comprensibili da parte di qualcuno, c'è l'amore per i propri territori, per i propri camministi, per quanto a dimensioni microscopiche rispetto ad altre dimensioni territoriali. Per cui è comprensibile, io non sono più sindaco, ma ho fatto il sindaco per 7 anni di un comune di 5.000 abitanti, per cui capisco la passione dell'amministratore a cercare di esaltare la dimensione, cioè, rispetto alle grandi dimensioni cittadine, microscopiche, ma forse proprio per questo ci si muove con più passione, perché la gente di cui si parla non è non sono degli amministrati ipotetici o delle valutazioni di indagini demoscopiche, ma sono dei cittadini che si conoscono. Quindi diventa pure comprensibile questa passione. Quello che volevo aggiungere rispetto alle cose dette è che non vorrei ritornare se non per una leggera integrazione sul rimbalzo, volendo dire questo. Non c'è nessuna logica che possa portare alla creazione di nuovi invasi se non rientra in una pianificazione territoriale. Questo non è il problema dell'invaso proposto dalla comunità montana Marsica 1 o di altre possibili barriere. Tutta quanta la logica dell'utilizzazione, della fruizione della risorsa va inquadrata in un'unica visione territoriale. Quando io dico che il problema va posto in maniera corretta, intendo proprio questo. Non bisogna avere atteggiamenti a prioristici, negativi in assoluto a qualunque forma di invaso o viceversa, possibilisti perché nel frattempo si sono assunti impegni o assunti deliberazioni. Io ho già detto in un'altra occasione che non ritengo che sia nelle cose possibili ipotizzare né questo né altri invasi se non una logica di piano di bacino, di pianificazione di bacino. Questo è il discorso. L'invito che io ho fatto alla conferenza a avere un atteggiamento meno negativo rispetto, pur comprendendo, ripeto, le preoccupazioni, atteggiamento meno negativo, perché se è facile dire no in partenza senza studiare, senza valutare, è molto più complicato, molto più sofferto stabilire le decisioni, le priorità e arrivare a stabilire pure che in termini di priorità la cosa che si realizza nel comune di Sola, nel comune di
di Solanini sia più rilevante rispetto a quella che si fa a Cassino o a Rocca d'Ascia. Questa è una cosa più sofferta e chi è amministratore lo sapete, perché decidere le priorità anche sugli schemi previsionali e programmatici significa dire sì a qualcosa e no a qualcos'altro. Questo è l'invito che io vi faccio a ragionare in maniera, diciamo, tranquilla, pacifica, ma in sintonia, sulle effettive priorità derivanti dalla conoscenza del territorio. Questo per rendere più agevole, e in qualche maniera rispondo pure a quello che diceva il sindaco, credo, del comune, si parlava prima, di Molino, no, quello che parlava di quell'intervento del approvato, proprio sindaco di Castella Fiume, quell'intervento approvato dal egli riteneva prioritario il problema della depurazione rispetto all'intervento del grosso. Io l'ho detto prima, nel giro di un mese, non per fare lamentazione, non sono abituato, io sempre che non voglia di fare, non sono abituato a lamentarmi, però il genio civile della regione ha proposto sulla base di un'assegnazione ridicola, perché questo è l'ordine di grandezza, 4 miliardi per l'intera regione Abruzzo per un quinquennio sulla quota 183. Ovviamente la regione Abruzzo del bacino dell'Idri ha predisposto queste perizie idrogeologiche ritenendole prioritarie. Io non ho fatto verifica, lo dico con franchezza, perché non avevo né i mezzi degli strumenti per farlo, non c'erano strumenti operativi, non c'erano funzionari che potevano far verificare, né il tempo materiale di contattare tutti i sindaci e tutti gli amministratori. Quello che ho in qualche maniera sollecitato è che non passasse la gestione diretta della regione, per cui voi siete stati assegnatari dell'intervento. Questo mi sembrava poco una visione accentratrice della legge da parte delle regioni in genere, era una logica perversa, per cui rischiavamo di ritornare indietro di 20 anni ai vecchi geni civili dello Stato allora, che diventavano onnipresenti e onnipacenti. Questa è l'unica integrazione che volevo fare a quello che le dicevo. Capisco, e evidentemente con strumenti più sofisticati di conoscenza e anche di presa visione, sicuramente valutazione errata, se così le vogliamo chiamare, di questo genere almeno, non credo che ne saranno più fatti. Si parlava di depurazione e comunque di difesa delle acque, ma la legge 103 è innanzitutto rivoluzionaria per questo. Perché prima di parlare di difesa dalle acque, parlare di difesa delle acque, perché il bene è quello. Se è chiaro che è importante difendersi perché sono abitati, ci sono popolazioni, sono opere, però il bene da proteggere è l'acqua. Rispetto a quello che faceva osservare i 102 miliardi che citava, la delibera che mi ha mandato, questa, non è altro che, non l'ha guardata forse, deve avere il combinato disposto della deliberazione CIPE del 3 agosto, è questa. In realtà questa non è altro che una delibera che, visto che il Ministero dell'Ambiente non è riuscito a fare intese entro l'anno previsto dalla 305, quindi dalla delibera CIPE del 3 agosto, hanno dovuto rifare la deliberazione per fare l'aggiornamento degli impegni, ma sostanzialmente tra le piccole modifiche sono gli stessi, quindi i soldi sono sempre quelli. Solo che nel frattempo non sono stati impegnati, perché anche questo è un problema che è all'attenzione anche del governo nazionale, oltre che degli organi dello Stato, della direzione generale, c'è la capacità di spesa. Voi pensate che dei soldi impegnati per la depurazione nel 1989 ne sono stati effettivamente utilizzati il 9% a tutt'oggi, perché visto che non c'è un parco progetti, visto che il problema spesso è invertito, cioè, lo dicevo prima, ci sono 10 miliardi da ripartire, vediamo come ripartire. Non è quello, c'è la necessità, perciò il piano di bacino, perciò la logica della valutazione preventiva, c'è la necessità di 20 miliardi, c'è il parco progetti o la necessità di finanziamento. Io sono convinto che con un parco progetti e con delle idee chiare, il problema dei finanziamenti, pur nelle difficoltà di finanziare, pur nelle difficoltà di reperimento, in qualche maniera si risolve. Si impegnano grandi somme. Il problema è avere le idee chiare e riuscire a concentrare le risorse da qualunque parte derivante.
Il piano di bacino non si finanzia con la sola legge 183, ma si finanzia con tutte le leggi di spesa dello Stato che interessano questi settori. Noi abbiamo indirizzato per quanto possibile nel bacino del Liri il 60% delle risorse sulla depurazione derivanti dalla 305 e derivanti dalla 183. 3 miliardi della 183 su 14 e l'intero importo della regione Lazio, di cui sto parlando, della 305, quindi del DEAC di cui parlava, sul problema del polo di Ceccano, che la regione ha ritenuto prioritario, qualcuno lo ha citato, dal sacco deriva per gran parte l'inquinamento dell'Ivi. Quindi il polo di Ceccano era stato individuato dalla regione come un elemento primario da completare, c'erano tra l'altro le nostre risorse sono molto poco significative, la regione tra FIO e quota regionale aveva già messo oltre 50 miliardi per il sistema di depurazione del polo industriale di Ceccano. Questo è quello che diciamo volevo sottolineare sul problema delle risorse, sulla possibilità di impegnare le risorse. Quando io parlo poi di problema di gestione, noi dobbiamo partire dal presupposto che non è che i depuratori non si sono realizzati. In molti comuni si sono anche realizzati i depuratori. Però dobbiamo chiederci quanto li facciamo funzionare e che possibilità ci fanno funzionare. Perché c'è un problema di economia di gestione, di economia di scala, c'è un problema di una cultura da modificare che per tradizione non ci porta a tassare la gente e a fargli pagare il costo di depurazione. È in discussione alla Camera, è già passato alla Camera, mi correggo, è in discussione al Senato la legge Galli sulle acque e sulla depurazione, che stabilirà dei criteri rigidi, per cui sulla bolletta dell'acqua i comuni o comunque negli ambiti ottimali i gestori di impianti di distribuzione dell'acqua e i gestori di impianti di depurazione saranno costretti ad applicare le tariffe per rendere economica la gestione. Quindi anche i comuni, diciamocelo con franchezza, devono fare un salto di cultura, certo attraverso una crescita anche di partecipazione, un consenso, le razionali integrazioni possibili tra gruppi di comune per creare depurazioni economicamente più idonee, più possibili, ma certo questo è un problema che ha l'attenzione ed è un problema importante. L'ultima cosa che volevo dire in relazione al progetto pilota, il Liri molto probabilmente sarà investito da un progetto pilota di grosse dimensioni del Ministero della Ricerca Scientifica che ha individuato nel Liri, io ho una mia cattiveria personale, l'ha individuata di fatto perché prevede che sia un bacino meridionale quello investito da questo progetto di monitoraggio pilota finanziato dal Ministero della Ricerca Scientifica con una legge del 18 giugno del 1990, se non ricordo male, il 18 marzo 91, che ha assegnato 18 miliardi per un progetto pilota di monitoraggio da realizzare nel Mezzogiorno. Essendo lì il bacino più a nord dei bacini meridionali, le società hanno fatto proposte relativamente a Lini. C'è una ragione più scientifica ovviamente. Il Lini diceva bene, ha la complessità di sistema per essere significativa un'ipotesi di monitoraggio da far diventare poi, da utilizzare negli altri bacini come sistema di monitoraggio del territorio. Quindi non è che c'è disattenzione o gli organi istituzionali non stanno lentamente crescendo di sensibilità. Il problema che io pongo all'attenzione, lo ripeto, è che noi tutti dobbiamo fare uno sforzo di qualità oltre che di quantità, di qualità, di impegno, perché sennò rischiamo veramente di parlarci addosso e di non essere costruttivi. Queste occasioni, pur nella difficoltà di ritrovarsi, sono utili nella misura in cui ci fanno andare avanti. Che se diventano solo un'occasione di manifestazioni pletoriche, di lamentazioni,
io non volevo farlo assolutamente, qualcuno mi ha mal interpretato. Voglio dire, io non ho polemica con nessuno, evidentemente. Capisco anche la qualche asprezza, ma sempre in positivo, ovviamente, immagino. Però non possiamo fermarci a questo. Cioè, il momento in cui si manifesta anche il cambiamento dei tempi. È chiaro, ognuno di noi, io non ho tanti anni, ma anche 20 anni fa avevamo davanti a noi un quadro di corsi d'acqua decisamente diverso da quello attuale. Dalla mia parte, il calore 30 anni fa era un fiume in cui si pescava, in cui si abbeveravano gli animali. Oggi è un fiume in grande, il bacino del Volturno, un gravissimo problema di inquinamento, perché l'industrializzazione tra le peggiori ha colpito le nostre parti, perché la tardiva applicazione della legge Merli, per troppo tempo rinviato nelle misure applicative, ma oggi è vigente, quindi le industrie non possono nascondersi. Quando io parlo, non mi riferisco solo alle nostre parti, di incentivi e disincentivi, dico che anche questo sul piano economico è rilevante, per le produzioni tossiche, per le produzioni o per l'uso di alcuni tipi di prodotti in agricoltura, perché anche un'utilizzazione intensiva di prodotti altamente inquinanti in agricoltura è probabilmente tra le cause più rilevanti di inquinamento dei nostri corsi d'acqua. Quindi noi spesso guardiamo l'agricoltura in maniera bucolica, salvo poi prendere atto che con la tragina la cosa è esplosa, che l'agricoltura è uno dei fenomeni di più massivo inserimento di inquinamento nei corpi idrici, spesso per un problema di cultura anche questo, perché quando si potrebbero utilizzare prodotti di terza classe, si dice tecnicamente, prodotti più blandi, probabilmente per un problema di costi, per un problema di poca conoscenza, si utilizzano invece prodotti altamente tossici e probabilmente anche in maniera eccessiva rispetto alla reale necessità di produzione agricola. Ma anche lì si dovrà fare uno sforzo di non solo di conoscenza, ma anche uno sforzo di carattere scientifico, stabilendo le regole, i modi di utilizzazione per quei territori che sono più fortemente interessati da questo fenomeno. È un lavoro da dover fare, io per ragioni istituzionali, ma anche voi per ragioni istituzionali, gli amministratori. Auguriamoci, senza un falso ottimismo, ma senza nemmeno un pessimismo che secondo me non è giusto avere in questo momento, perché è un momento per tanti versi anche estremamente positivo e pure di grandi possibilità. Quindi poniamoci in maniera di ottimismo cauto, ma di ottimismo ragionato rispetto ai problemi, e credo che con la buona volontà che voi, rispetto ad altre zone che sono più distratte, più disattente, state dimostrando, assieme faremo un buon lavoro. Grazie.